17 su 30, la seduta è valida. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno, lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Scrutinatori Burzotta, Norrito, Marascia. Atto numero 91 del 13/7/2015, lettura e approvazione dei verbali della seduta precedenti. Atto numero 92 del 13/7/2015, comunicazione, svolgimento e interrogazione. Atto numero 93 del 13/7/2015, riconoscimento dell'legittimità di debito fuori bilancio a seguito della sentenza 30/2015 emessa al Tribunale Marsala, sezione lavoro, Biosa Giuseppa. Atto numero 94 del 13/7/2015, riconoscimento dell'legittimità di debito fuori bilancio a seguito della sentenza numero 27/2015 emessa al Tribunale Marsala, sezione lavoro, Giacalone Antonino. Nel frattempo entra il consigliere Pernice. Atto numero 95 del 13/7/2015, riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio a seguito della sentenza 29/2015 emessa al Tribunale Marsala, sezione lavoro, Ferrante Francesca. Atto numero 96 del 13/7/2015, riconoscimento legittimità di debito fuori bilancio a seguito della sentenza numero 20/2015 emessa al Tribunale di Marsala, sezione lavoro, geometra Dagati Mario e dottor Terranova Vincenzo. Atto numero 97 del 13/7/2015, riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio a seguito della sentenza emessa, numero 28/2015 emessa al Tribunale di Marsala, sezione lavoro, Saladino Dionisio più 4. Atto numero 98 del 13/7/2015, compenso al professionista avvocato Giacomo Burzotta a causa Giacalone Nicolò contro Comune Mazzara e Vallo, ritirata. Atto numero 99 del 13/7/2015, compenso al professionista avvocato Salvatore D'Alba causa Butera Rosa più 2 Comune Mazzara e Vallo, riconoscimento debito fuori bilancio, ritirata. Atto numero 100 del 13/7/2015, mozione stato attuazione del piano regolatore generale del Comune di Mazzara. Atto numero 101 del 13/7/2015, mozione ampliamento e gestione dei loculi cimiteriali. Atto numero 102 del 13/7/2015, mozione dell'energia ecosostenibile. Atto numero 103 del 13/7/2015, mozione alberi e aree verdi all'Istituto Paolo Borsellino presso Giovanni Paolo II e Lungomare Mazzini. Atto numero 104 del 13/7/2015, mozione riqualificazione della zona esterna dell'edificio scolastico Miragliano. Atto numero 105 del 13/7/2015, mozione area parcheggio pubblico a servizio del nuovo ospedale. Atto numero 106 del 13/7/2015, lettura e approvazione del verbale delle sedute precedenti. Atto numero 107 del 13/7/2015, decreto legislativo 118/2011, successive modifiche e integrazione, armonizzazione contabile e rinvio di adempimenti in materia di contabilità economico patrimoniale di bilancio consolidato. Atto numero 108 del 13/7/2015, articolo 193 del TUEL, come modificato dal decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, riconoscimento e salvaguardia degli equilibri di bilancio. Che favorevole sia seduto, che contrario si alzi, che sotto lo dichiari. Votato all'unanimità dei presenti, tranne il consigliere Cangemi. Quindi favorevole Norrito, Giacalone Sidonia, Randazzo, Foderà, Giacalone Giuseppe, Alagna, Impeduglia, Pernice, Tumbiolo, Caruso, Marascia, Burzotta, Safina, Caiazzo, astenuto il consigliere La Grutta. Consigliere astenuto e consigliere La Grutta. Sì. Quindici favorevole, un astenuto, l'atto viene approvato. Passiamo
Passiamo al punto numero 2 all'ordine del giorno, comunicazione e svolgimento interrogazione e interpellanza. È pervenuta una nota del segretario generale che comunica che oggi il segretario generale sarà il dottor Bernardo Triolo, segretario del comune di Marsala. Quindi già lo ringrazio a priori per la sua disponibilità. Poi è pervenuta una comunicazione del 30 luglio 2015, decreto di proroga del bilancio preventivo 2015. Dal 30 luglio 2015 al 30 settembre 2015. Poi è pervenuta una nota sempre del segretario generale tramite la Corte dei Conti di Palermo, controllo finanziario degli enti locali rendiconto 2013, che questo io ve l'ho fatto avere ognuno per posta certificata. Poi è pervenuta un'ulteriore nota con approvazione del rendiconto e gestione finanziario 2014. L'assessorato regionale ha commissariato il comune di Mazara del Vallo per quanto riguarda il rendiconto 2014, ma è già in notizia di ieri che il rendiconto già è stato approvato in giunta, quindi siamo in attesa che arriva all'ufficio di presidenza per poi metterlo in calendario per le prossime sedute. Ha chiesto di parlare il consigliere Burzotta, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente, amministrazione, colleghi consiglieri, cittadini tutti. Presidente, stiamo ritornando dopo le ferie estive, quindi questa è la prima sezione di lavori, quindi saluto tutti, di carne sul fuoco ce n'è tanta, spero di non dimenticare niente. E allora vorrei iniziare con tanto fare, perché io sono una persona che quando qualcosa va bene lo dico, non ho difficoltà a fare dei complimenti all'amministrazione, lo stesso quando sbaglia. L'Oscar dello sport, Presidente, una manifestazione, una bella manifestazione, una bella idea di manifestazione, perché porta a Mazara e porta Mazara all'esterno, a livello nazionale. Però vede, qualche critica la voglio muovere in merito a questa manifestazione. Oscar dello sport oltre ogni ostacolo. Ho visto che sono state premiate tante persone, fra cui delle persone mazzaresi, questo mi fa piacere. Però vede, dimenticare, premiarne alcuni e non premiarle altre, secondo me, soprattutto per la gravità, secondo me la gravità della situazione è questa. Hanno dimenticato per il quarto anno consecutivo, uno dei tanti, un atleta disabile che per 4 anni ha vinto, questo è Giuseppe Sciacca, per 4 anni questo ragazzo ha vinto premi nazionali, arrivando, prendendo le medaglie d'oro. Quest'anno ha preso 2 medaglie d'oro. Una per il tiro al lancio del peso e l'altra per i 400 metri. Non è stato neanche invitato. L'altro giorno mi ha incontrato ed era mortificato. Cioè veramente ha aperto il cuore e mi ha detto: consigliere Burzotta, sa, io quando partecipo, a parte che partecipo a mie spese a certe manifestazioni, a certe gare a livello nazionale, io veramente con il cuore in mano porto avanti e con orgoglio il nome della mia città e di tutte le persone che rappresento, non solo tutti i mazzaresi, ma anche le persone speciali come me che hanno una marcia in più, che sono disabili. E non essere stato invitato a questa manifestazione per il quarto anno consecutivo mi ha fatto male. Ora, io mi auguro che questa sia stata una mera dimenticanza, Presidente, perché non penso che sia stata voluta. Pregherei l'amministrazione o chi ha organizzato di essere più attento quando fa gli inviti, perché abbiamo delle eccellenze, ci siamo, e quindi ha fatto bene a premiare altri mazzaresi come Cafiero, Occhi Pinto e Foderà, questo do a te merito, però da non dimenticare le persone speciali che hanno una marcia in più, con tanta difficoltà
e portano soprattutto avanti il buon nome della nostra città con orgoglio. Questo è un primo discorso che volevo fare. Poi, partenza Bellice Ambiente. C'è qualcuno che sa come sono combinati i pagamenti di questi signori che da 5 mesi non percepiscono stipendi? Ora, io non voglio fare né polemica e non voglio neanche avere fatti applausi, niente di questo. Vorrei solo che l'amministrazione ci dia lumi su quanto riguarda i contatti anche con la regione, come sono combinate queste cose, perché anche gli stessi operai la mattina si alzano e non sanno più cosa fare, dove sbattere la testa, non sanno se domani avranno un posto, se queste somme gli saranno erogate, sono nella confusione totale. E guardate che quando un padre di famiglia si alza la mattina con la disperazione, soprattutto per chi aveva disposto le proprie aspettative di vita su questo lavoro, è una cosa veramente brutta. Cerchiamo quantomeno di dare chiarezza a queste persone. Pulizia caditoie preventiva. L'assessore appena, se verrà, non lo so, c'è qualcuno che mi sa dire se è stata predisposta, perché ho sentito che ci sono delle allerte meteo. Non vorrei che come ogni anno, dopo che a Santa Chiara rubano, mettiamo le grate, cioè di attivarci per quanto riguarda la pulizia preventiva sarebbe cosa buona e giusta, e si eviterebbero danni alla collettività. Palenzesto estivo Mazzarese, devo dire, a mio dire, inesistente. Mi viene da ridere, qualcuno mi ha detto ironicamente: consigliere Burzotta, può fare da parte mia, visto che ormai i consigli straordinari sono quasi un tabù per noi cittadini e ci hanno quasi tolto la parola, e se non fosse per voi consigliere comunale che magari ogni tanto portate avanti qualche nostra istanza, qualche segnalazione, saremmo muti. Dicevo, Palinsesto Mazzarese. Qualcuno ironicamente scherzava e mi ha detto: fai i complimenti all'amministrazione. Dopo 30 secondi di pausa mi fa: di Castelvetrano, di Partanna, di Petrosino Biscione, perché in tutte le realtà vicinore sono venute a titolo gratuito cantanti di fama internazionale. A Mazara non abbiamo visto nessuno, e non penso che Mazara, rispetto a tutte le altre amministrazioni, sia disastrata. Dico, le problematiche, Presidente, ce l'abbiamo tutti, però a Mazara non si vede mai niente. Vabbè, grazie, mi scuso di aver preso qualche minuto in più, Presidente, la ringrazio di avermelo concesso, grazie. Lei è arrivato a 5 minuti e 20 secondi, quindi è entrato nel... Chi chiede di parlare? Consigliere Dannibale, prego. Allora, Presidente, gentili colleghi, giunta amministrazione, l'argomento che sto per trattare riveste, a mio avviso, fondamentale importanza sia per 350 dipendenti della Bellice Ambiente, ancor di più la questione mi sta a cuore per 60 padri di famiglia che lavorano nel territorio di Mazara. Quindi, signor Presidente, la pregherei di farmi arrivare alla conclusione e di non interrompere questo mio intervento, se non che questa mia comunicazione. Allora, diversi sono i probabili illeciti che la gestione commissariale sta ponendo in essere, e chiedo alle autorità competenti di verificare, per come in passato si faceva, la gestione, in particolar modo per quanto riguarda la tenuta dei formulari e della gestione della discarica. Considerato che il rispetto di tale prescrizione è molto importante, anche perché l'infrazione relativa viene sanzionata con importi molto elevati, che vanno da 2.600 euro a 15.000 euro, inoltre per errori ripetuti più volte le sanzioni si sommano, atteso che le eventuali sanzioni che la partecipata subirà vanno imputate nei costi indiretti e che il Comune di Mazara del Vallo è chiamato a intervenire per la quantità delle azioni possedute pari al 33,33%, ritenuto che i notevoli ritardi di registrazione dei formulari e la non buona tenuta dei registri di carico e scarico possono determinare sanzioni elevatissime per la società partecipata, con ricadute importanti sul bilancio dei comuni, si chiede al sindaco e all'assessore competente di verificare con urgenza ed immediatezza se la società partecipata Bellice Ambiente SPA in liquidazione
tiene in regola i registri di carico e scarico dei rifiuti, con particolare attenzione ai formulari se sono registrati entro i termini previsti dalla norma, e a porre in essere le eventuali azioni di responsabilità verso i soggetti responsabili qualora dovessero riscontrarsi anomalie rispetto a quanto sopra. Altro problema di fondamentale importanza riguarda la gestione della discarica. Da voci insistenti pare che da tempo non si estrae percolato e non si pone lo strato di tufina quotidianamente, e ciò può essere stato la causa dell'incendio di qualche giorno fa. Il sindaco di Campobello, con un comunicato stampa, ciò lo ha detto dichiaratamente. Sulla questione sicurezza dei lavoratori mi chiedo come mai gli stessi e i loro sindacati non protestano per il mancato lavaggio dei mezzi che ormai non si effettua da molti mesi. Possibile che ora si può lavorare in queste pessime condizioni igieniche e nel settembre del 2013 non era consentito? È cambiata forse la norma o vale soltanto per qualcuno? Anche in questo caso chiedo ai vigili urbani e agli altri organi competenti la verifica dell'idoneità dei mezzi che operano a Mazara, sia per le norme del codice della strada che per il TUA. In merito alla questione finanziaria, pare che la gestione commissariale abbia adottato il sistema secondo cui ha pagato la quattordicesima a quei lavoratori che prestano servizio in quei comuni che hanno versato. E dico impropriamente, indicando tale sistema centro di costo, mostrando anche incompetenza sulle questioni. Già di per sé il sistema è discriminatorio e inapplicabile e sindacalmente inaccettabile. Non vi è alcuna differenza tra i lavoratori assunti e che prestano servizio a Mazara e quelli che prestano servizio in altri posti. Insomma, i lavoratori non sono stati assunti per erogare la loro prestazione in un singolo e specifico comune. Tanto è vero che anche adesso i lavoratori vengono spostati e senza indennità di trasferta in quei cantieri dove vi è necessità. E proprio la mancata corrisponsione di indennità di trasferta istituisce l'ATO come un solo comune. Ma vi è di più, il comune di Mazara ha avuto ragione nel non distrarre le somme perché pignorate, e l'ultima ordinanza del giudice dell'esecuzione lo ha confermato, dichiarando le somme che il comune deve alla partecipata pignorabili e assegnando tali somme a pagare i creditori della Belice Ambiente. Ribadisco che l'ordinanza del giudice è una normale conclusione di un procedimento di esecuzione forzata, e la tesi dell'Alfano sull'impignorabilità delle somme perché riferite a debiti della gestione liquidatoria è stata rigettata dallo stesso giudice. Ma mi inquieta il fatto che un baluardo di legalità e trasparenza come l'Alfano lasci dichiarazioni false a giornalisti, forse faziosi. Mazara sta pagando anche per gli altri comuni più di 2 milioni di euro, e i lavoratori, tutti, dico tutti, compresi i lavoratori di Mazara, devono percepire le mensilità. Basta con le faziose menzogne. Chiedo che l'Ispettorato del Lavoro si attivi immediatamente, e io stessa invierò copia del presente verbale alla Procura della Repubblica di Marsala e a Sciacca, e valuterò anche se recarmi personalmente all'Ispettorato del Lavoro. Puntualizzo sempre alla faccia della legalità e della trasparenza che i lavoratori hanno pari dignità e che il commissario straordinario signor Alfano ha pagato la quattordicesima anche ai lavoratori della discarica e polo tecnologico che non sono iscritti in alcun centro di costo diretto, come per esempio gli amministrativi. Forse, signor Presidente, si sono pagati gli amici? Grazie. Grazie, consigliere D'Annibale, per il suo intervento. Poi ci farà avere questo documento che lei ha letto integralmente. Ha chiesto di parlare il consigliere Safina, prego, ne ha facoltà. Grazie, signor Presidente, Giunta, colleghi consiglieri, cittadinanza tutta. Signor Presidente, lei poco fa ha enunciato che ci ha fatto pervenire tramite PECCHI un documento proveniente anche dalla parte del controllo, però non ha, ovviamente non ha detto il contenuto, perché giustamente è molto lungo e non è giusto che lei lo dica esplicitamente. Però io da consigliere comunale, guardi, lo voglio fare perché la città deve sapere che cosa ci perviene. L'ho detto anche nelle altre sedute ed è giusto che lo faccia anche adesso, perché in indirizzo noi non siamo stati messi, è stato inviato questo documento da parte della Corte dei Conti al signor Presidente, al signor Sindaco, al signor Presidente del Consiglio, all'organo dei revisori. Mi rammarico, tra virgolette, che ancora non ho potuto avere avuto un colloquio con il revisore dei conti per assenze di questi soggetti abbastanza giustificate per motivi di salute. Quindi dovremmo incontrarli domani per vedere che cosa ci devono raccontare su questa vicenda. Consigliere Safina, voglio puntualizzare una cosa, che il sottoscritto, oltre a mandare il comunicato, diciamo, la richiesta fatta a Corte dei Conti, ha sollevato con una nota a tutti, al dirigente e all'assessorato,
per fare queste correzioni che ha chiesto la Corte dei Conti. Quindi ci sarà, mi aspetto come il prossimo, l'anno scorso, una relazione che da portare in Consiglio Comunale, dove tutto il Consiglio Comunale e la cittadinanza ne terrà conseguenze. Quindi... Di questo ne sono contento che lei l'abbia detto pubblicamente, perché ne ero certo che l'avrebbe fatto. Però guardi Presidente, mi lasci dire due parole in merito a questo documento, perché è un documento molto importante, tenerlo celato solo per noi consiglieri ha avuto... Tra l'altro, non ufficialmente, ma ufficiosamente, la cosa non mi sta tanto bene. Noi in Commissione l'abbiamo abbastanza trattato, però come ho detto poco fa, aspettiamo l'arrivo dei revisori dei conti, tra l'altro pagati da questo Comune, per dimostrare, per raccontare a noi quello che è scritto e quello che stanno giustificando. Volevo citare alcuni punti che sono alquanto molto pesanti, che la Corte dei Conti ci fa rilevare, perché... Guardi, in un periodo di una spending review dove si chiudono gli uffici per mancanza di soldi, per il pagamento degli affitti, non si erogano determinate situazioni perché non ci sono soldi, e poi alla fine la Corte dei Conti, un organo superiore, ci fa ricordare che sono stati spesi dei soldi inutili o tra virgolette di più di quello che è previsto dalla legge. Mi riferisco al punto, intanto i punti che sono enunciati in questo documento sono 10, sono abbastanza corposo. Non vado a leggerla perché perderei troppo tempo e lei magari mi toglierà poi la parola. Però un punto abbastanza problematico, ed è giusto che la città lo sappia, è il punto 6, perché ci dice che in merito alle risorse relative al recupero dell'evasione, il punto 9, in mancato rispetto del divieto del posto dell'articolo 6,7 del decreto legge 78 del 2010 in merito al controllo delle spese di studi e consulenze, mi riferisco al taglio e quindi alla spending review per tutto quello che non bisogna spendere di più, a fronte del limite di euro 10.763,02 sono state impegnate somme per 136.546 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, a fronte del limite di 7.349,56 sono state impegnate 26.000 eccetera eccetera per altre cose. Quindi guardate, da un canto si fa la lotta al risparmio, dall'altra parte si fa pubblicamente, liberamente, si esce fuori dagli schemi e deve essere un organo superiore quale la Corte dei Conti a farci rilevare. Sono io in attesa che i nostri revisori, perché sono loro deputati al controllo di tutto ciò, di una bella relazione che qua dentro dice che è stata inoltrata, però noi ancora non l'abbiamo minimamente visionata. E mi auguro che le giustificazioni poste siano abbastanza esaurienti, perché non basta dire abbiamo speso anziché 13.000, 136.000 perché servivano. Perché io ricordo ai mazzaresi, amici miei e a me stesso, che si sono persi anche... finanziamenti e non so per quale motivo. Racconto, dico a tutti, 286.000 euro per la realizzazione circa un paio di mesi fa, questo finanziamento è stato perso, quindi se noi abbiamo dei consulenti, se abbiamo degli esperti che devono lavorare per noi e paghiamo tanti soldi per mantenerli e poi alla fine si perdono i finanziamenti, si perdono questi soldi, a che cosa ci servono, mi domando io. Spero che la risposta sia quanto esauriente da parte del revisore dei conti. Poi mi voglio allacciare, Presidente, e chiudo al discorso estate. Congratulazioni con Mazzara, me l'hanno fatto i colleghi di Castelvetrano, che lì lavora nella Valle del Belice, quindi tutti gli amici ci raccordiamo come è passata l'estate. Io devo fare i complimenti a Partanna, devo fare i complimenti a Castelvetrano, devo fare i complimenti a Santa Ninfa e alla vicinora a Petrosina e quant'altro, ma a Mazzara no, guardi. Mazzara no, peccato, io dico. Abbiamo tutto. E anche gratis, però che cosa facciamo? Una manifestazione, magari non invitiamo persone come ha detto poco fa il mio amico Burzotta, ci dimentichiamo di qualcuno importante mazzarese che porta in alto il nome del nostro di mazzarese e poi alla fine cosa facciamo? Ci andiamo tutti a casa. Questa è l'estate mazzarese che ci meritiamo. Amici, noi ci meritiamo questo, abbandonata a noi stessi, senza parole e senza niente, perché la spending review è questa, massimo risparmio per tutti, non per i consulenti e non per altre cose, perché lì i soldi ci sono. Grazie signor Presidente. Grazie a lei consigliere Safina, ha chiesto di parlare il consigliere La Crutta, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente, un saluto al dirigente Triolo che viene da Marsala in sostituzione dei nostri dirigenti, un abbraccio e un saluto anche ai cittadini presenti, al consiglio comunale tutto e agli assessori presenti. Il senso di tutto,
Noi spesse volte abbiamo impegnato l'amministrazione comunale a fare delle cose, a attivarsi per risolvere dei problemi, per trovare delle soluzioni. Purtroppo, ahimè, succedono delle cose che lasciano veramente sgomenti. Ho sentito parlare, faccio una breve sintesi, ho sentito parlare dell'estate mazzarese. Io non ho notizie della mia brochure che descriveva tutti gli eventi. Anzi, cercando per questioni mie personali cosa succedeva nelle città, nella Sicilia in generale, ho riscontrato che alcuni siti che hanno caratura regionale descrivevano Marsala e non Mazzara come la città dove si svolge l'Ufistino di Santo Vito. Questo per dire quanta attenzione evidentemente stiamo dando a questa cosa. Lasciamo stare questo, c'è una cittadina, ma non solo lei, molti altri, ma lei in particolare, che è veramente da mesi che sta chiedendo di accendere delle luci, non in periferia, a San Vito, sul lungomare San Vito, dove c'è la spiaggia, dove c'è il Kikis, in quella zona, due, tre, ora non so di preciso, credo due o tre, non ricordo, spente da settimane. Ma che cosa si deve fare per sistemare questa situazione? Mazzara 2 al buio per due mesi. Ora qualcosa si sta muovendo, non lo so, alcune luci sono accese, altre no. Ponte Boccarena. Dico, vediamo di chi è la competenza, attiviamoci, cerchiamo di riaccendere queste luci. Poi situazioni di emergenza in via Madonie. Ah, oramai sono passati anni. Via Madonie, lì vicino una parte di strada è crollata. Quella via sotto probabilmente è vuota, siamo fermi a indagini geognostiche attivate l'anno scorso, ancora non si sa se bisogna intervenire o meno, io non lo capisco. Via Sanremo, via Scarlatti, siamo andati col consigliere Giacomo Cangemi a chiedere informazioni sulla via Scarlatti e siamo sempre in attesa di risposte. Ma la cosa che fa saltare, come dire, non solo me, ma credo di poterlo dire perché ho ascoltato in quinta commissione consiliare quelle che erano, diciamo, ho visto le facce sbigottite di tutti i miei colleghi in quella commissione quando poco tempo fa siamo andati a vedere la situazione di una scuola, ma vi assicuro che molte altre scuole sono combinate in questa maniera. La scuola in oggetto è il Giovanni Paolo II, quello per intenderci nella zona Macara in via Bonanno, erano il senso di tutto. Noi abbiamo votato qui dentro due mozioni, non una, due mozioni che impegniamo l'amministrazione a fare una cosa precisa, a sistemare quell'area di quella scuola, perché gli alberi abbattuti, l'erba alta, le inferriate che sono state distrutte, di velte cadute per gli alberi che sono caduti, insomma una situazione di degrado impressionante, dei fili scoperti. Ma i bambini nostri giorno 14 settembre devono andare lì in queste condizioni? E allora che cosa si fa? Il Consiglio Comunale, e qui faccio appello a tutti, si attiva con due mozioni, vengono approvate all'unanimità. Il 13 agosto, cioè il verbale qui, chiediamo informazioni su come sta procedendo questa situazione e chiamiamo in audizione l'assessore Spagnolo. Ebbene, l'assessore Spagnolo il 13 agosto fa delle dichiarazioni precise, delle dichiarazioni inequivocabili, ciò qui il verbale di quella commissione. In buona sostanza l'assessore Spagnolo dichiara testualmente che è già pronto, anzi lo leggo così evitiamo di essere fraintesi, l'assessore riferisce che ha già pianificato la pulizia straordinaria per fine agosto. Poi per quanto riguarda gli scuolabus che hanno avuto diversi problemi, è venuta fuori una certa situazione che veramente mi lascia un attimo perplesso. Non ho capito l'intenzione dell'amministrazione di dare all'esterno questo servizio. Io non sono d'accordo. I servizi devono essere comunali. Così come quando si parlava di ufficio tributi, cioè, si sta paventando la situazione di dare pure all'esterno questo servizio. Ma i nostri impiegati che devono fare? Diamo all'esterno i servizi e i nostri cosa fanno? Non va bene così. Ma comunque torniamo alla situazione della scuola. Due mozioni presentate, dichiarazioni in quel verbale, si dice addirittura a richiesta precisa di La Grutta di Adema, si chiede se la palestra dell'istituto Borsellino è stata messa in sicurezza
e l'assessore riferisce che farà avere presto notizie al riguardo. Farà avere. Poi viene inoltre chiesto se nel bilancio sono previste le somme dovute per garantire la figura di supporto ai disabili. Vi ricordate, anche in Consiglio Comunale si parlò, Foggia sollevò il problema assieme a me con doppia firma, dei disabili che hanno bisogno di figure ben precise. Abbiamo fatto diverse riunioni in commissione cercando di capire se c'era un problema di somme, c'era un problema di qualche tipo. Ebbene, l'assessore riferisce che ancora la situazione è al vaglio dell'amministrazione comunale. Ma stiamo scherzando? E poi, infine, e qui mi fermo, per la mensa scolastica si prevede l'inizio regolare della stessa, quest'anno non dovrebbero esserci problemi. Ma un assessore che si occupa di scuole, io posso capire il primo anno, posso capire che magari uno non è abituato, non è avvezzo, le dinamiche non le comprende, ma dopo un anno, al ricominciare dell'anno scolastico, ci dobbiamo trovare con queste dichiarazioni, con questi impegni presi in barba a tutto il Consiglio Comunale. Tutto il Consiglio Comunale vota delle mozioni e non vengono prese in considerazione. Io capisco che l'amministrazione comunale può anche non prendere in considerazione le mozioni, ma su questa cosa, sulle scuole, al 14 settembre io pretendo che i figli dei cittadini mazzaresi abbiano le scuole in ordine, soprattutto se poi con continue pressioni in commissione si apprende che l'assessore prende impegni e non li mantiene e parla al condizionale. Io vi ricordo anche i 2 milioni e 400 mila euro persi per l'edilizia scolastica e si continua a dire la responsabilità di qualcun altro, dei lavori pubblici. Ok, la responsabilità dei lavori pubblici. Io, se avessi a che fare con un'amministrazione, anzi no, ho a che fare con un'amministrazione che prende degli impegni e poi comincia a rimpallare, dice non è compito mio, sì ma le scuole il 14 settembre aprono e tu sei l'assessore alla pubblica istruzione. E quindi io chiedo spiegazioni e chiedo che l'amministrazione comunale prenda atto di questo fallimento. Chiedo le dimissioni. Chiedo di cominciare a capire chi funziona e chi non funziona, chi si adopera bene e chi invece no. Per la questione delle antenne, so che, chiederò lumi all'amministrazione, ci si sta adoperando cercando di capire alcune cose, quindi chiedo informazioni. Per quanto riguarda la questione rifiuti, io mi allarmerei tantissimo quando viene appiccato, non lo so, è un'ipotesi, quando spunta fuori che c'è un incendio alla discarica, io lì mi allarmerei tantissimo. Non solo, viene nuovamente applicato per l'ennesima volta il 191, vuol dire che stiamo dicendo alla Belice Ambiente ok, tu non ci riesci, ci pensiamo noi. E udite udite, questa volta la legge lo consente, però dico, è possibile che il 191 serve per le emergenze e viene attivato il 191 per 6 mesi, 5 mesi e mezzo? La data precisa è fino al 31 gennaio 2016, giusto la stessa data fino a quando dura la nomina dell'Alfano. Dico, ma la volete smettere di lottare, basta, cominciate a ragionare insieme. La spazzatura, la salute pubblica sono una cosa di tutti e va risolta per tutti. Basta con queste caspita di diatribe, basta, e basta. Gente che non prende lo stipendio, e però gli diciamo che ok, su Mazzara la diamo alle ditte private. Con tutto quello che è successo con i cassonetti, anche lì vorrei spiegazioni. I cassonetti di questa città, non so di preciso le motivazioni, mi risulta che siano molti rotti, ma per quale motivo? Può capitare, ma tutti. Mi avvio subito, lo so che alla conclusione. Ho presentato e le consegnerò una interrogazione per quanto attiene la segnaletica orizzontale di questa città, che vi assicuro, se in una città come Mazzara del Vallo, io sono nato e ho abitato e abito da tanto tempo vicino al lungomare, c'è questo lungomare che non ha una linea di mezzeria eppure ce l'ha sempre avuta. Dico, un po' di vernice e ridipingiamo e rimettiamo la segnaletica orizzontale in questa città. Ci sarebbero tante altre cose da dire, per adesso mi fermo qui. Grazie. Chiedo spiegazioni sull'operato dell'assessore spagnolo. Grazie. Grazie, consigliere Grutta. Ha chiesto di parlare il consigliere Ingargiola, prego, ne ha facoltà.
Signor Presidente, amministrazione, colleghi consiglieri, mi scuso per i momenti, per i minuti su cui non ho partecipato ai lavori di questo assise. Giustamente qualche collega mi ha accennato di qualche intervento, se non polemico, magari chiarificatore. Io vorrei dirle a lei, Presidente, e a qualche collega che forse per la mancanza della presenza, credo, non abbia partecipato a quella manifestazione su cui ne vado orgoglioso, io e tutta la quinta commissione che abbiamo lavorato per mesi insieme per far sì che una manifestazione non di carattere nazionale, ma aggiungo di carattere internazionale, ancora una volta la nostra città si è vantata di dire abbiamo avuto una manifestazione di tale genere a Mazara. Prima di entrare nel merito del chiarimento, vorrei dire che l'altro ieri sono stato invitato, appunto per questo, per l'importanza della manifestazione, sono stato invitato a Palermo nella gara di Italia-Bulgaria, dove il Presidente Tavecchio mi ha onorato di farmi entrare nella sala VIP per potermi ringraziare personalmente, e ho donato il book di foto fatto a Mazara, il quale mi diceva che difficilmente lui ha partecipato ad una manifestazione così bella, così completa soprattutto per l'importanza, ma per la responsabilità dimostrata dai cittadini mazzaresi. Noi, caro Presidente, e cari consiglieri, abbiamo avuto il piacere di avere a Mazara il presidente, il gota della federazione, diciamo il presidente della federazione, dottor Tavecchio, di cui mi vanto di dire di essere diventato amico suo. Abbiamo avuto il vicepresidente dell'UEFA, dottor Pancalli, abbiamo avuto la Juventus, abbiamo avuto il presidente Moratti dell'Inter, abbiamo avuto Balzaretti, giocatore della nazionale della Roma e ora responsabile tecnico della Roma, abbiamo avuto il presidente del CONI regionale, onorevole D'Antoni, abbiamo avuto Rai 3 con Roberto Gueli, abbiamo premiato, perché non avevamo premiato come Oscar, ma avevamo dato una medaglia d'oro ad un mazzarese che si è contraddistinto a livello internazionale nell'ambito dell'arbitraggio schermistico, Emanuele Bucca. Abbiamo premiato, dato un Oscar, e parlo di Oscar, non di medagliette che molti ambivano nel nostro territorio, e io di questo ne sono contento, ambivano a salire sul palco per avere un premio. Abbiamo avuto Iachini del Palermo, l'allenatore del Palermo, l'allenatore del Trapani. Io dico, mi diceva il dottore Tavecchio l'altro giorno, non credo, datevi una calmata, perché un altro anno non avete più a chi invitare per poter partecipare. Fate un anno di pausa, dopodiché vediamo se possiamo, sicuramente porteremo il mio motto, sicuramente un altro anno ci ha promesso la Juve che farà venire Alessandro Del Piero, questa è una cosa che dico, che già a priori un anno prima. Dicevo, abbiamo premiato come Oscar il mazzarese Caracausi, premiato perché ha vinto la medaglia d'oro europea. Abbiamo premiato un ragazzo disabile che premio internazionale, Claudio Radicello, un ragazzo disabile, e abbiamo, diversamente abile, scusami, e abbiamo premiato, non ultimo, il dottore Lombardo, commissario della Lega Pro. Per rispondere, non per polemica, ma per chiarire agli amici o all'amico che mi ha preceduto dicendo che c'era un ragazzo che ambiva a salire, questo sciacca Giuseppe, le dico che di seguire di più i lavori,
dell'Oscar dello sport, perché questo ragazzo, Giuseppe, è stato premiato come Oscar l'anno prima, e 2 anni prima è salito pure sul palco con una medaglia al Rivoli, quando abbiamo avuto il piacere di avere qui la Coppa del Mondo. Per cui per 2 anni di seguito abbiamo avuto l'Oscar dello sport quando ha vinto a Rimini il premio nazionale, e ci sono le testimonianze che parlano, e la medaglia d'oro al Rivoli. Per cui non abbiamo dimenticato niente, dico non abbiamo dimenticato niente. A questo punto potevamo rinvitare la ragazza Cudia, diversamente da Bella Mazzara, ma già l'avevamo premiato l'anno prima. Ecco per cui non possiamo essere ripetitivi nel premio. E vi dico, colleghi, che di non questa manifestazione va attenzionata soprattutto per il senso di responsabilità, soprattutto per i lavori che il qui presente che sta parlando e la quinta commissione ha fatto per 2-3 mesi di seguito, e ancora oggi lavora, più che altro per rendere bella questa manifestazione, dove abbiamo abbinato un po' di spettacolo. E ieri sera le ragazze che hanno partecipato alla manifestazione hanno fatto, c'era la finale a Rai 1 alle 23 The Look on the Year a Sanremo, e si è menzionato Mazzara perché hanno detto che la semifinale regionale era stata fatta a Mazzara. Ecco perché ci tenevo ad essere orgoglioso di questa manifestazione. Capisco che qualcuno può ammire, ma ce ne sono tanti, non possiamo farla rendere questa manifestazione a livello territoriale, perché la parola stessa parla di Oscar dello sport. Ci riempiamo la bocca quando parliamo di Oscar dello sport. Abbiamo avuto qui il dottor Tavecchio, che riceve la massima espressione. Abete, non possiamo abbinare il ragazzino che ha vinto una medaglia di corsa campestre, per dire, o di avere vinto la corsa di nuoto. Presidente, 2 minuti e finisco. Di nuoto, per poterlo inserire, anche perché avevamo un tempo da rispettare, che erano quelle 2 ore, e 2 ore abbiamo fatto 15 Oscar, 6 riconoscimenti più lo spettacolo. Non potevamo uscire fuori da quello che era il tempo. Ma ripeto ancora una volta, il mio applauso va a questo ragazzo Giuseppe Sciacca, che conosco personalmente perché lo vedo passa giornalmente dal mio posto di lavoro, e non poteva ambire, anche se è normale, ambire ad avere un premio, perché lo aveva ricevuto l'anno precedente. Chiuso l'argomento, per non chiedere di nuovo la parola, Presidente, ed entrare nel merito, una volta tanto tolgo quello che può essere la posizione politica fra me e la Grutta, fra me e la Diadema, ma come quinta commissione stiamo lavorando facendo dei sopralluoghi. L'anno scorso io ebbi a dire che siamo andati in un plesso scolastico dove ci aggredirono appena siamo entrati, dicendo: se venite qua per prendere il gettone di presenza, se venite qua per andatevene, perché non si è fatto mai niente. Io le dico, caro assessore Ballatore, perché lei è presente in questo momento, che ieri siamo andati nel plesso di via Leonardo Bonanno, e ancora una volta io mi sono vergognato, più che altro perché è passato un signore e per poco non arrivavamo quasi alle mani, perché mi ha detto: che cosa fate? Non guardate, ma vedete cosa, lo scempio che si sta verificando in questa scuola. Proprio questa scuola è ancora allo stato bravo, via Leonardo Bonanno. È veramente pericoloso far aprire scuola Santoro Bonanno. È pericoloso far aprire, Presidente, questo plesso scolastico, perché ci sono siringhe, ci sono fili di luce a terra, alberi rotti, erbaccia, vetri rotti, passamani arrugginiti. La rete di protezione, che, dove i ragazzi entrano tutti rotti e tutti storti. Ecco perché io chiedo fortemente che l'assessore, anziché giustamente aveva detto alla nostra commissione che aveva pianificato tutto il lavoro, e invece credo che sia stata una bufala, perché non si è pianificato niente, ma
con il lavoro che c'è da fare, io credo che al più presto, abbiamo pure parlato con l'assessore Bonanno, il quale ci ha detto che imminente si metteremo, per cui la cosa che chiedo è che l'amministrazione si faccia carico fortemente di andare verso questo presto scolastico e far sì che prima che inizi la scuola questo presto scolastico ritorni al suo splendore. Grazie consigliere Ingargiola. Volevo precisare che il consigliere Burzotta tutto ha fatto i complimenti per l'Oscar dello sport, quindi non ha criticato. Consigliere, no, replica non ne posso, glielo chiarisco io al consigliere Ingargiola. Ha chiesto solo il consigliere Burzotta ha chiesto solo la motivazione perché il nostro concittadino sciacca e lei l'ha dato, quindi già ha detto che è stato premiato l'anno scorso, quindi tranquilli. Ha chiesto di parlare il consigliere Cangemi, prego, ne ha facoltà. Consigliere Cangemi, prego, è stato chiarito. Grazie Presidente, Assessore, consiglieri, cittadini tutti. Io Presidente, visto che per un mese non abbiamo svolto attività consigliare, chiaramente gli argomenti che vorrei trattare sono un po' di più rispetto al normale. Io vorrei iniziare da un problema antico, quello di Piazzetta dello Scalo. Mi dispiace che non c'è l'assessore Bonanno, nonché vice sindaco, perché ci sono molte domande a cui vorrei rivolgere. Ad ogni modo, io poi probabilmente qualcuno riferirà. Per quanto riguarda Piazzetta dello Scalo, un problema che io ho sollevato più volte, non è un semplice problema legato ad una piazzetta perché c'è un po' di spazzatura, è un problema grave perché lì praticamente si perpetra continuamente, quindi commercio abusivo, scarico di rifiuti di ogni genere, ci mancava il materasso, qualche giorno fa c'era un materasso buttato lì, oltre il bancone frigo e tutto il resto. Ma è veramente così complicato risolvere un problema così semplice? Io potrei dettare la soluzione, Presidente, basterebbe mettere un paio di telecamere, sanzionare per bene chi va a buttare la spazzatura e peggio ancora quando buttano anche scarti di pesce e di tutto e di più. Quindi dico, questo è un problema che può essere risolto quasi immediatamente. Non capisco per quale motivo non lo si è fatto fino adesso. Mi auguro che nei prossimi giorni questa amministrazione si attivi per risolvere questo problema, anche perché quando parliamo di turismo, il turismo si reca in quei posti, è veramente brutto e vergognoso perché la puzza e l'indecenza supera ogni limite. Per non parlare poi del Porto Canale, ne abbiamo sentite di crude, di cotte, ma non sappiamo in realtà, ecco perché avrei sperato nella presenza del vice sindaco Silvano Bonanno in aula, perché volevo capire meglio a che punto è questa situazione dell'escavazione a Porto Canale, anche perché buona parte della nostra economia è bloccata anche purtroppo grazie a questo problema. La provinciale Mazara Torretta, vero è che è di competenza dell'ex provincia regione di Trapani, però è pure vero, consigliere, non la capisco se lei fa gesti, quindi magari me lo dice dopo. È pure vero che l'amministrazione, ricadendo questa strada nel nostro territorio, è pure vero che si dovrebbe interessare a dare le giuste comunicazioni. Quindi vorrei capire per quale motivo ancora non si vede accenno a gare, lavori e tutto il resto. Lavori strada Tonnerella. Qualche mese fa era stato detto che i lavori sarebbero iniziati a breve, che si stava per indire la gara, non abbiamo notizie, quindi magari poi lo chiederò direttamente all'assessore Bonanno. La rete fognaria Trasmazzaro, anche lì nessuna notizia. Noi parliamo di un finanziamento di diversi milioni di euro per un servizio che viene offerto ad un'area o ad una zona della nostra città importante e che potrebbe veramente risolvere il problema fognario in tutta quell'area, oltre chiaramente il lavoro e l'economia che si va a creare attorno a questi lavori. I lavori in corso, io intendo i lavori che man mano si vanno facendo nel nostro territorio e magari c'è poca attenzione da parte di questa amministrazione. Io personalmente l'ho anticipato anche il mio collega Nicola Lagrutta, personalmente mi sono
occupato perché è invitato ad andare a vedere quella pozzanghera che sembra più una piscina, onestamente, in via Scarlatti. Noi parliamo di una buca di circa 3 metri per 2 per una profondità di 2 metri. Quella è una piscina a cielo aperto, con delle transenne che sono veramente ridicole a mio avviso, e nella primissima fase mancava addirittura di illuminazione, quindi di notte chiunque poteva andare a finire lì. Oggi ci sono, io mi sono immediatamente attivato, eravamo assieme al consigliere La Grutta, siamo andati all'ufficio tecnico, abbiamo allertato chi di dovere. L'indomani mattina devo dire che le lampade c'erano per i segnalamenti notturni, però questo non è l'unico, ce ne sono altri. Dico, gli addetti dell'ufficio tecnico, gli impiegati dell'ufficio tecnico, quando girano anche per motivi diversi, come li notiamo noi, perché non li notano loro e segnalano e quindi si provvede immediatamente? Perché deve essere un consigliere o un cittadino a segnalare determinate cose? O come ad esempio in via Napoli, per intenderci zona via California, prolungamento verso contrada Gilletto, strada sterrata, dove lì c'è un cumulo di immondizia, ma c'è anche amianto. L'amministrazione comunale, dopo essere stata avvisata da un residente, immediatamente ha provveduto a mettere una segnaletica metallica, quindi di pericolo, e delle quelle strisce in nylon giusto per recintare quell'area. Ma dal 15 agosto ad oggi non si è fatto nulla, è ancora lì così come era stata comunicato all'amministrazione comunale. Quindi dico, perché queste cose, si perde così tanto tempo e non si interviene immediatamente? Per quanto riguarda, l'anno scorso io ho presentato una mozione, un'interrogazione per quanto riguarda pulizia dei tombini e delle caditoie. Oggi abbiamo avuto il primo acquazzone e puntualmente, con qualche minuto di acqua, già alcune case si sono praticamente allagate, per non parlare delle strade, per le difficoltà veicolare. Dico, se è risaputo che un tombino per funzionare bene deve essere pulito, perché se lì si va ad ammassare la melma, perché di melma stiamo parlando, scusate il termine, però è veramente così, e non si capisce che bisogna andarla a pulire, ma cosa ci aspettiamo? Che le piogge man mano nei secoli vadano a pulire quella rete fognaria? Quindi perché non si interviene immediatamente? Io oggi ho visto una foto di un cittadino che personalmente ha pulito il proprio tombino di casa. Quindi significa che ha capito che pulendolo l'acqua può defluire con una certa facilità. Io questo l'ho sollevato l'anno scorso, non si è fatto l'anno scorso, mi aspettavo quest'anno per arrivata la pioggia, ma non la pulizia dei tombini. Per quanto riguarda le fiere a Mazara che noi abbiamo il piacere di ospitare tutti gli anni sul nostro lungomare, sulla passeggiata del lungomare Ops, belle perché è un motivo per attrarre più persone possibile anche dalle città limitrofi. Ma quello che resta dopo ce ne accorgiamo? Cioè, quando finisce la fiera, quello che rimane è veramente impressionante. Scatoli, scatoloni, pedane addirittura. E nessuno si preoccupa di andare a regolamentare questa cosa. La soluzione anche qua io ce l'avrei, ed è semplice. Nel momento in cui si chiede la concessione per l'utilizzo di quell'area, bisognerebbe far versare una cauzione. Bene, quando finiamo tutto, noi amministrazione comunale, facciamo un bel sopralluogo, se tutto è pulito e lasciato in ordine così come te l'abbiamo consegnato, restituiamo la cauzione. Se così non è, questi soldi vengono incassati dal comune e si provvede alla pulizia. È veramente vergognoso quello che c'è lì, ma probabilmente anche oggi ci sono ancora scarti di tutto quello che è rimasto grazie a queste fiere. Ripeto, io sono d'accordissimo alle fiere, ma non alla spazzatura. Piazza Giovan Battista Quinci e piazzetta adiacente al porticciolo turistico di Mazara, porticciolo San Vito, due piazze che dovrebbero essere notevolmente rivalutate e che purtroppo pian piano si trasformano in campi rom. Io personalmente ho allertato più volte il comando vigili urbani e devo dire tempestivamente sono intervenuti, però c'è la furbizia
di chi occupa quegli spazi, che dopo qualche oretta ritornano perché tanto dicono il vigile urbano è passato. E allora io non do colpa all'amministrazione o ai vigili urbani, assolutamente no, perché dietro richiesta immediatamente si sono precipitati. Però è pure vero che anche lì ci potrebbe essere una soluzione, visto che questo non funziona, si adottano altre soluzioni e penso che ce ne potrebbero essere, quindi non dipende da me. Se poi per trovare queste soluzioni bisogna dare incarico a professionisti esterni, io mi offro volontario e gratuitamente a dare il mio contributo per quello che può essere, per suggerire diciamo, i provvedimenti da adottare al fine di risolvere queste problematiche. Poi devo fare complimenti all'amministrazione per l'acquisto della nuova macchina per la discerbatura. Devo dire, una macchina tecnologicamente avanzata, ho visto delle foto dove si diceva che funziona perfettamente, qualcuno dice che non funziona, io onestamente non me la sento di dire non funziona perché non l'ho vista all'opera. Io mi auguro, e voglio essere ottimista, mi auguro che veramente funzioni, così i soldi spesi quantomeno ci tornano utili negli anni. Ma spero che non faccia la fine di quei veicoli elettrici destinati alla Polizia Municipale e al cimitero per il trasporto dei disabili, che non si sa che fine abbiano fatto. L'ho già chiesto la volta scorsa, ma nessuno mi ha dato risposta. Consigliere Cangemi, andiamo a conclusione. Ho finito, Presidente. Fra poco iniziano le attività scolastiche. Io mi auguro che questo comune sia già pronto per offrire servizio scuolabus e mi fermo qua. Per quanto riguarda invece l'ufficio tributi, ho appreso dagli organi di stampa che questo comune sta provvedendo praticamente ad indire, a preparare una gara per esternalizzare il servizio. Noi ricordiamoci, e quindi affidare a società esterne la gestione dei tributi. Ora io non capisco per quale motivo, intanto perché c'è personale abbastanza qualificato per poter svolgere questo ruolo senza nessun tipo di problema. È chiaro che potrebbe essere necessario rimodulare un po' l'organico, ma penso che ci siano le figure necessarie e qualificate per poter fare questo. Io mi auguro che questo non accada, non per motivi personali, ma solo perché sarebbe un ulteriore aggravio sulle spalle dei nostri concittadini. Già basta la Seret, Equitalia e quant'altro. Noi andiamo a mettere anche una riscossione fatta da una società privata che si deve occupare delle tasse e tributi del comune. Ricordiamoci che c'è molta gente che non paga non perché non ha la volontà a pagare, ma non paga perché materialmente non è nella possibilità di poter pagare. Allora lì bisogna ragionare, discutere e comunicare con il cittadino e non trovare la soluzione, quella più semplice: esternalizziamo il servizio e se la vedono con quelli che verranno a gestire questo servizio. Ricordiamoci, ho finito Presidente, mi scuso ancora. Un'ultima cosa. Per quanto riguarda Belice Ambiente, mi auguro che si trovi la soluzione per pagare queste persone, perché legittimamente hanno lavorato e stanno lavorando, quindi che vengano pagati, e poi tutte le diatribe si discutono in altre sedi. Grazie Presidente. Grazie Consigliere Cangemi. Ha chiesto di parlare il Consigliere Diadema, prego, ne ha facoltà. Presidente, Amministrazione, consiglieri. Sarò ripetitiva sicuramente perché molte delle tematiche sono state già affrontate dai consiglieri perché riguardano l'attualità. E per prima quello che mi interessava sapere è se si è provveduto quest'anno alla pulizia delle caditoie, visto che è stato diramato un allerta meteo, un codice rosso in tutta la Sicilia e che ho sentito molti sindaci siciliani adoperarsi per prepararsi a questi brutti episodi meteorologici, queste bombe d'acqua così come vengono chiamate. Volevo sapere se la nostra città è pronta ad sopportare
una pioggia incessante come quella che abbiamo visto negli ultimi giorni un po' in tutta Italia, anche nella nostra Sicilia. A mia conoscenza, credo che le caditoie abbiano dei grandi problemi di pulizia ormai da anni, e non capisco per quale motivo un lavoretto così semplice e anche poco impegnativo, penso, a livello economico, non si riesce a portarlo a termine. Vorrei ricordare e sottolineare con amarezza che molti cittadini della nostra città si sono trovati costretti a chiudere i tombini delle strade a causa degli animali che fuoriescono da questi tombini. Ciò significa che questi tombini sono maleodoranti, significa che sono infestati e continuano a essere infestati perché topi ballano e scarafaggi ballano. E questa sicuramente è una situazione incresciosa, una situazione che non è degna di una città civilizzata così come vogliamo far credere di essere. Per cui mi chiedo, e non so se qualcuno mi può dare risposta, se le caditoie sono pronte ad affrontare gli eventi meteorologici. Poi che dire? Consigliere La Grutta mi ha preceduto, mi fa piacere che il presidente della quinta commissione, Ingargiola, abbia avuto l'onestà intellettuale di ammettere che effettivamente in questo governo cittadino c'è qualcosa che non va. C'è qualcuno che non fa bene il proprio lavoro, o forse non lo fa del tutto, o forse non lo fa per niente. Perché abbiamo verbali che testimoniano che questa commissione, sin dal mese di agosto, implora l'assessore di competenza a far sì che le scuole siano pronte per l'inizio dell'anno scolastico, e ricordo che mancano solamente pochissimi giorni, ma non facciamo altro, visionando le scuole, che vedere dello scempio. E se è vero è che parte del lavoro è di competenza dei dirigenti scolastici, che devono darsi da fare, molti dei quali si danno da fare grazie alle poche risorse date dal comune, grazie ai finanziamenti che riescono ad attingere, e quindi se è pur vero che i dirigenti hanno le loro responsabilità, è anche vero che l'amministrazione deve farsi carico di tutto ciò che significa pulizia straordinaria. La pulizia diventa straordinaria perché purtroppo non viene fatta tutti gli anni, quindi i cespugli diventano ad altezza d'uomo, quindi le cancellate vengono rotte e non sistemate e allora si smontano del tutto, nessuno provvede a nulla. E la cosa più grave è che chi ha la competenza e chi ha il dovere di occuparsi delle scuole spesso non ne sa nulla, o spesso dichiara il contrario di quanto dichiarato un mese prima. E di questo io penso che il sindaco vada assolutamente informato. Voi che siete consiglieri molto vicini al sindaco, spero che abbiate modo di informarlo, che forse qualcosa va rivista, forse qualcosa va messa a punto. Non è possibile assistere sempre alle stesse cose, sono anni che si ripete che le scuole devono essere degne di bambini civilizzati. Invece quelle scuole non sono calpestabili, quelle scuole fanno pena, quelle scuole sono angoscianti. L'esterno non è degno di accogliere scolaresche. Gli interni, devo dire che ultimamente, grazie a molti finanziamenti, sono state messe a punto alcune problematiche, sono state sistemate tante cose, tante segnalazioni nostre sono arrivate per fortuna a buon fine, ma tanto, tanto c'è da fare. Dopodiché, Presidente, la vedo molto distratta, Presidente, tutto bene? La sto seguendo. Volevo fare un plauso a chi ha sollevato molte irregolarità e molti illeciti nei confronti della gestione di Belice Ambiente. Ben venga che chi segue da vicino le vicende pubblicizzi e vada a denunciare tutto ciò che rappresenta un illegittimo o un'illecita gestione. Ma vedete che ai cittadini di tutte queste beghe interessa poco, perché i cittadini hanno purtroppo pagato delle salate tasse per avere reso un servizio. Quindi i cittadini di queste beghe
ci dicono sbrigatevele dall'interno. A noi tocca avere una città pulita, tocca avere gli operatori pagati per quello che hanno fatto. E se ci sono dei problemi oggettivi, li vediamo tutti, è pur vero che si sta anche pagando un servizio sostitutivo. E allora qualcuno mi spieghi perché i cittadini hanno passato un'intera estate in maniera invivibile in mezzo ai rifiuti. Qualcuno mi spieghi perché i turisti che si sono approcciati alla nostra città se ne sono andati disgustati dalla spazzatura, disgustati dal fetore. Perché la Madonna ha fatto la sua processione in mezzo ai rifiuti? Se abbiamo anche un servizio straordinario, perché? Perché avviene tutto ciò? Di chi sono le responsabilità? Chi si occupa di tutto questo? E allora benvengano le denunce fatte nei luoghi forse più idonei di questo. Ma è pure vero che noi dobbiamo dare un servizio a questo cittadino. E dobbiamo rendere onore a questi operatori che quotidianamente hanno svolto il loro lavoro non portando lo stipendio a casa. E adesso si avvicendano le delibere di pignorabilità, impignorabilità, sono state sbloccate le somme, adesso c'è un giudice che dice di sì. Quando intendiamo pagare il nostro debito? Quando intendiamo alleviare le sofferenze degli operatori? Fatecelo sapere. E parlando ancora di rifiuti e di spazzatura, mi devo unire al coro del consigliere Gaiazzo. Molo Caito, presidente Ingargiola, lei è stato tra i primi a sollevarlo in commissione, è un zuc all'aria aperta, en plein air, qualcuno direbbe. Ma i zuc tunisini sono ordinati, il nostro è una baraonda, dove fetore, dove liquami, dove rifiuti, la fanno da padrona. E ormai noi ci siamo abituati, noi cittadini mazzarisi passiamo con i finestrini chiusi e il naso tappato. Invece i turisti passano con la mano così e fanno dribbling. Quale immagine stiamo esportando? Cos'è successo quest'estate? Quest'estate è peggio dell'estate scorsa. Seppur vero che si sono fatte delle conquiste, ben venga per tutti, probabilmente avremo un litorale balneabile e ve ne rendiamo onore e merito, perché quello che è migliorativo per tutti noi. Ma il resto è da cascare le braccia. Io non so se sono pochi soggetti che non funzionano, se ci sono problemi con i dirigenti, se ci sono problemi con gli assessori, con i funzionari, ma qualcuno deve prendersi le proprie responsabilità. Abbiamo fatto un giro con la commissione, siamo andati a visitare dei siti di nostra competenza, abbiamo visto l'ipogeo di San Bartolomeo, il giardino degli Emiri. C'era, assessore, l'anno scorso era stato fatto un annuncio su un bando di gara che era prossimo per la sistemazione del giardino degli Emiri. Noi sappiamo che il giardino degli Emiri è costato un bel po' di quattrini elargiti dal ministero e poi dall'assessorato regionale, e abbiamo uno dei più importanti siti citati nei manuali di archeologia risalenti a insediamenti paleocristiani. Quindi non è una cosa di poco conto, il degrado, l'abbandono più assoluto. E non è un accusare l'associazione di volontariato che se ne sta occupando a titolo gratuito, perché penso che stia facendo più di quello che potrebbe fare senza avere percepito un euro. Ma penso anche che l'amministrazione non si può permettere il lusso di tenere un patrimonio archeologico e un patrimonio dell'umanità in sì tale condizioni. Siamo scesi, siamo tutti testimoni, abbiamo visto quello che abbiamo visto, è impossibile accedere, è al totale degrado e abbandono, e questo potrebbe essere un centro culturale veramente di rispetto, perché là dentro c'è anche una struttura che si presta a,
avvenimenti musicali, perché la struttura ha anche questa predisposizione. Conclusione, perché già ha sforato il suo tempo. Presidente, 10 minuti credo di non averli sforati ancora. Sono 5 minuti. E a me mi pare che ne spettano 10, Presidente. Assolutamente, sulle comunicazioni non è che è previsto così. Io ho l'impressione che dobbiamo rivedere il regolamento. No, già io Presidente. Lo conosco benissimo. I 10 minuti vanno per... almeno così, così è stato le altre volte, Presidente. Comunque andrò alle conclusioni, anche perché, guardi, mi pare che ne ho già dette tante. Dopodiché, qualche piccola riflessione su Tonnarella. Una strada crollata a inizio stagione rimane crollata a settembre. Abbiamo chiesto anche noi in prima persona l'interdizione del tratto di spiaggia sotto la strada crollata, invece quel tratto di spiaggia da terzo mondo è rimasto aperto al pubblico. Non so di chi sono le responsabilità, abbiamo segnalato all'amministrazione, abbiamo segnalato alla Capitaneria di Porto, ho visto bambini giocare nelle voragini che si sono create, ho visto bambini giocare sotto i muri pericolanti, nessuno ha posto rimedio. E per finire vorrei anche capire per quale motivo Tonnarella è rimasta silenziosa al buio, abbandonata anche per Ferragosto. Qualche iniziativa negli anni passati l'abbiamo vista. Devo fare un plauso invece a chi è riuscito a organizzare quelle piccole, perché non abbiamo avuto per il primo anno e per la prima volta non abbiamo avuto un cartellone estivo, cosa che non mi ricordavo da tempo, cosa che non hanno subito le altre città, noi vicine molto più piccole. E quindi un plauso a quelle poche manifestazioni che si sono fatte nel bene e nel male. Sicuramente qualcuno è stato premiato, qualcun altro no, sicuramente tante cose sarebbero da rivedere. Grazie, però, consigliere Diadema. Però già... Presidente, sto chiudendo, però è pure vero che è stata una stagione molto triste. Grazie Presidente. Grazie a lei, ha chiesto di parlare il consigliere Randazzo, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente, Giunta, colleghi consiglieri comunali, cittadini presenti e non. Bentornati a tutti quanti, caro Presidente. Credevo che questa pausa estiva, magari qualche bagno in più o un po' di sole, potesse in un certo modo schiarire le idee a qualcuno sul da farsi per affrontare determinate problematiche di questa città. Io oggi mi sento pienamente mortificato, caro Presidente. Mi sento pienamente mortificato perché è passato un anno e più dalla nostra elezione e al di là dell'aspetto generale dei problemi, oggi settembre 2015 sento parlare delle stesse identiche problematiche che ho sentito da questi banchi un anno fa. E questo potrebbe anche non insospettirmi se si trattasse di problemi di carattere generale, ma qua io sento vie, sento casi particolari, sento singoli problemi che sono usciti dalle parole dei colleghi consiglieri comunali un anno fa e a distanza di un anno non si pone rimedio a queste problematiche. Vi è ancora un meccanismo per affrontare problemi in via emergenziale? Ma stiamo scherzando? Diceva Winston Churchill, caro Presidente, che il buon politico prevede quello che accadrà domani, successivamente mette in pratica le azioni affinché ciò non avvenga e successivamente ancora spiega con motivazioni fondate perché tutto questo non è avvenuto. Oggi di questo non ne possiamo parlare, caro Presidente, perché sento ancora che i residenti del lungomare San Vito hanno problemi con l'illuminazione, sento ancora che
visto l'approssimarsi delle piogge della stagione autunnale, non si provvede alla pulitura delle catidoie. Sento ancora che ci sono problemi con la discerbatura, sento ancora che ci sono problemi con gli uffici comunali e nessuno risponde. Io sono d'accordo con la collega Teresa Diadema sotto alcuni punti di vista. Se qualcuno non si sente di andare avanti, di dare soluzioni a questa città, che lasci i propri incarichi, che si faccia da parte. E questo non vale solamente per la politica, caro Presidente, vale per i dirigenti, vale per gli impiegati comunali, vale per tutti quanti in questa città hanno ruoli di responsabilità. E non lo dico perché la mattina magari io e qualcun altro veniamo così strattonati perché i cittadini non vedono risposte, ma perché ognuno di noi deve essere a posto con la propria coscienza e deve dare risposte al territorio, ai cittadini, perché noi siamo stati eletti, lo ricordo a tutti quanti, per il bene comune, per mettere in campo tutte quelle azioni che possano portare al bene comune. Chiusa questa parentesi, Presidente, e parlando delle scuole, io credo che nessuno sia degno di avere ruoli di responsabilità se non si intenerisce nemmeno a delle problematiche che possono riguardare i nostri bambini. Lasciamo stare i partiti, lasciamo stare le posizioni politiche, lasciamo stare i problemi che possono coinvolgere noi adulti, ma qua si tratta di bambini. Ho ascoltato con interesse le parole del collega Ingargiola e delle problematiche sollevate nella quinta commissione. Dopo mesi, mesi, addirittura anni, non si pone rimedio a determinate situazioni che, ripeto, coinvolgono i nostri figli, le future generazioni, Presidente. Oggi il tenore del mio intervento non voleva essere questo, Presidente. Io volevo partire dalla fine dei lavori del Consiglio Comunale. E da questo punto di vista volevo parlare dell'ultima interrogazione che io ebbi modo di presentare in Consiglio Comunale, per il quale ancora non ho ricevuto alcuna risposta e do incarico all'assessore Ballatore, se vorrà, di darmi qualche spiegazione in merito. Io qualche tempo addietro presentai un'interrogazione riguardante un centro di accoglienza per richiedenti asilo che di lì a breve, nel periodo di maggio, sarebbe sorto nella nostra città. Mi riferisco a Ruggero II. Nonostante il silenzio sulla problematica, io voglio dare alcune informazioni ai nostri cittadini, che nonostante questo sia un problema che bisognerebbe affrontare con più forza, con azioni più concrete, in questa città si continuano ad aprire centri per immigrati. Vi anticipo, ho sentito dire da parte di un uccellino che anche una famosa e storica struttura alberghiera, quale l'Ops Hotel, a breve riceverà un centro del genere, che l'ex commissariato di polizia di via Toniolo a breve aprirà i battenti per una struttura del genere, e nel frattempo noi paghiamo milioni, milioni, milioni di euro per gli immigrati. Io non so se avete visto Piazzetta Porta Palermo la sera, la mattina, il pomeriggio, cosa accade. Ci sono padri di famiglia che hanno perso i mogli, che hanno perso bambini, che hanno perso la loro dignità, che dormono sulle panchine. Ci sono padri di famiglia in questa città che vivono una situazione veramente vergognosa. Ci sono padri di famiglia che vivono in macchina e si mettono di fronte bar e tabaccherie per chiedere l'elemosina per mangiare. Ma stiamo scherzando? E le vedo solo io queste cose? Le vedo solo io, gli amministratori, i colleghi consiglieri comunali, gli impiegati comunali, la solidarietà sociale in questa città? Non se ne accorge nessuno che ci sono padri di famiglia ridotti in questo stato? Non se ne accorge nessuno. Fatto sta che noi parliamo d'altro. Caro Presidente, per una città che ha l'ambizione di diventare capitale del Mediterraneo, di certo non può sopportare che, anziché vedere la nascita di numerose strutture alberghiere, al contrario in questa città si fa altro. Si chiudono gli hotel, si chiudono gli hotel e si fanno i centri per immigrati. Non interessa a nessuno questo problema?
e se non sbaglio pure di sondaggi di livello nazionale, gli italiani sono contrari a recepire un sistema così massiccio di accoglienza. Fatto sta che per ragioni che credo sfocino nel politico, queste questioni in questa città non si affrontano. Abbiamo una città invasa di immigrati, immigrati non controllati, che durante la stagione estiva si sono messi in fede, si sono dilettati in bagni presso le nostre spiagge addirittura nudi e nessuno controlla. Ci sono immigrati che gironzano la notte, ci sono immigrati che convivono con la microcriminalità organizzata, ci sono immigrati che delinquono nel nostro territorio. E di tutto questo non ne parla nessuno. Subelice ambiente, caro Presidente. Io apprezzo la caparbia della collega D'Annibale nel puntualizzare ancora determinate questioni sulla questione Belice Ambiente. E anch'io, fino a qualche tempo fa, sono entrato in gioco, diciamo così, per difendere una parte, portare delle motivazioni che, diciamo, in un certo qual modo giustifichino la mancanza di un servizio. Ma io credo che oggi bisogna dire la verità. E la verità è una soltanto, e le prove sono due, che la città di Mazara del Vallo con Belice Ambiente ha perso. E ha perso, lo sa perché? Perché a distanza di mesi, di lotte, di anni, la città è sporca e questi operai ancora non hanno percepito lo stipendio. Quindi finiamola ancora di chiacchierare nel merito e diamo soluzioni ai problemi, caro Presidente. Diamo soluzioni che in determinati momenti la politica vorrebbe dare, caro Presidente, e soprattutto le commissioni consiliari. Io faccio parte della terza commissione e a seguito di una sua convocazione, Presidente, abbiamo appreso che i verbali, le iniziative devono essere scannerizzate, devono essere pubblicate. Ok, per la trasparenza questo ci sta, mi sta bene. Ma non accetto, caro Presidente, che quello che l'organo di indirizzo politico, ovvero il consigliere comunale, l'assessore, il sindaco, oltre a dare l'indirizzo politico che poi dovrebbe essere messo in pratica da parte degli uffici comunali, deve fare pure il verbale. Il consigliere comunale è ridotto a fare il verbale. Il consigliere comunale è ridotto a ricopiare il verbale. Il consigliere comunale è ridotto a scannerizzare il verbale. Il consigliere comunale in questa città si è ridotto a pubblicare verbali. E allora dico io ai dirigenti: diamo una smossa a questi uffici comunali, prendiamolo qualche impiegato che sappia magari leggere e scrivere, da designare come segretario delle commissioni, e che porti a termine questi compiti che di certo non sono dei consiglieri comunali. La terza commissione vive questo da qualche mese a questa parte, Presidente, e ancora allo stato attuale non abbiamo avuto modo e maniera di avere un segretario che possa adempiere a tutti questi compiti, Presidente. E devo dire la verità, ce ne sarebbero tanti impiegati, perché basta fare un giro per gli uffici comunali, ne vediamo tanti impiegati che non hanno, diciamo, certezza delle proprie mansioni, mettiamola così. Ce ne sono tanti impiegati comunali che, a seguito di istanze di cittadini, rigettano le istanze perché, motivando questo rigetto, perché il regolamento interno non prevede questo, salvo poi andare a controllare con alcuni colleghi consiglieri comunali l'articolato del regolamento. Ahimè, cosa notiamo? Che il cittadino aveva ragione. E per mesi, settimane, anni, il cittadino non si vede riconoscere un proprio diritto. Allora, prima di andare in deroga ai commissariamenti delle commissioni consiliari e dell'operato dei consiglieri comunali, Presidente, facciamolo una bella ispezione interna e vediamo chi lavora e chi no, e vediamo chi non è degno di ricoprire un incarico nella pubblica amministrazione. Ci sono qua centinaia e centinaia di padri di famiglia, di giovani e meno giovani che cercano lavoro, che non possono sfamare i propri figli. Chi non si sente di assumersi le proprie responsabilità, chi non è in grado, non ha le competenze di assumere determinati ruoli, che si faccia da parte. Ci sono milioni e milioni di cittadini italiani che non aspettano altro. Grazie Presidente. Grazie a lei. Il problema dei segretari è già stato sottoposto alla vigilanza del segretario comunale, quindi a breve tutte le commissioni avranno il suo segretario. Quindi
Ha chiesto di parlare il consigliere Marascia, prego, ne ha facoltà. Presidente, giunta, colleghi consiglieri, onorevoli cittadini presenti oggi in questo consiglio comunale. E noi come quarta commissione consiliare, avendo nelle nostre aree l'ambiente, abbiamo presentato delle interrogazioni per l'amministrazione comunale per sollecitare la risoluzione di alcuni problemi. E la prima interrogazione si riallaccia a quanto sollevato più volte dal consigliere Cangemi riguardo Piazzetta dello Scalo, diventata oggi purtroppo un luogo non più praticabile, dovuto penso soprattutto all'inciviltà di chi occupa quel luogo, ma anche alla mancanza di controlli da parte della nostra amministrazione, che dovrebbe essere leggermente più vigile e attenta a quanto accade, perché purtroppo i cittadini, non solo di Mazara del Vallo, ma i cittadini in generale, se non vengono puniti attraverso le multe, se non vengono prese delle multe salate, non si toglieranno mai il vizio di sporcare la città e considerare il territorio di Mazara del Vallo come un'immensa pattumiera da violentare con carte, cartacce, sigarette, mozziconi, spazzatura e quant'altro, non rispettando gli orari di conferimento. E purtroppo con l'emergenza che si è creata a rifiuti da un pochettino di tempo nella nostra città, prima per la chiusura della discarica e poi di tutti i problemi che noi conosciamo, purtroppo si è vissuta una situazione di emergenza importante per la nostra città. E allora, quindi, interrogazione della quarta commissione consiliare al signor sindaco onorevole Nicolo Cristaldi. Premessa che Piazzetta dello Scalo rappresenta un luogo storico e turistico importante della città di Mazara del Vallo. Essa è il luogo in cui si svolge la compravendita del pesce, che è il prodotto che caratterizza la nostra città. Nel corso degli anni è diventata meta di turismo attratti dalla tradizionale asta del pesce fresco. Oggi purtroppo Piazzetta dello Scalo sta perdendo la sua caratteristica, trasformandosi in un luogo di commercio abusivo di pesci e ortofrutta. Le cassette di pesce, il nylon e gli scarti ortofrutticoli vengono abbandonati per terra, causando cattivi odori. Considerato che tale genere di commercio abusivo e non produce rifiuti di ogni genere e materiale di scarto che viene accumulato all'interno della piazzetta, trasformando la stessa in una discarica maleodorante che ne compromette l'immagine. Considerato che tutto ciò contribuisce a creare un'emergenza sanitaria dovuta all'accumulo dei rifiuti, la quarta commissione consiliare interroga codesta aspettabile amministrazione per sapere se ha intrapreso azioni atte a risolvere l'emergenza e multare, sottolineo multare, chi conferisce tale genere di rifiuti non rispettando nessuna regola, e per conoscere se ha messo in atto controlli straordinari da parte degli organi competenti per tutelare il sito e controllare l'eventuale presenza di abusivi. Questo per quanto concerne, Presidente, questa prima interrogazione firmata dai consiglieri Marascia, Giacalone Sidonia, Fodera Vito, Pernice Tonia, Alestra Valeria, Arena Antonino e Matteo Bommarito. Passo adesso alla nostra seconda interrogazione, che purtroppo è legata al fatto dell'emergenza rifiuti che si è venuta a creare nel periodo estivo. Quindi interrogazione sempre della quarta commissione al sindaco onorevole Nicolo Cristaldi. La quarta commissione consiliare, visto il protrarsi dell'emergenza rifiuti dovuta alla chiusura del lato Belice Ambiente delle discariche limitrofe, che oggi però sono state aperte, l'interrogazione si riferisce al mese di luglio, e dal mancato passaggio previsto dalla norma all'SRR, considerato la conseguente grave criticità dovuta all'accumulo di spazzatura all'interno dei cassonetti e delle zone limitrofe,
Considerato che le elevate temperature hanno contribuito ad aggravare la situazione creando pericolo per la salute pubblica, considerato che il cattivo odore conseguente all'accumulo dei rifiuti rende irrespirabile l'aria circostante, considerato che Mazara in questo particolare periodo diventa meta di turismo e l'emergenza rifiuti non contribuisce sicuramente al decollo dello stesso, interroga codesta aspettabile amministrazione se ha previsto una disinfestazione e un lavaggio con detergenti idonei nei cassonetti e nelle zone limitrofe, considerato intervento urgente e indifferibile per tutelare la salute pubblica e l'immagine della città. Questa interrogazione risale al mese di luglio, poco prima della chiusura dei lavori del Consiglio Comunale, per cui alcuni interventi che erano stati chiesti attraverso questa interrogazione sono stati fatti dalla nostra amministrazione, per cui è stato in parte il problema risolto. Poi volevo dire un'altra cosa, Presidente. Il fatto purtroppo che ci si trovi oggi in Consiglio Comunale con onorevoli cittadini ai quali non viene pagato lo stipendio è veramente una questione morale che non può essere liquidata attraverso solamente delle diatribe. Io mi riallaccio a quanto detto dai consiglieri che mi hanno preceduto. Su quale sia la soluzione delle questioni tecniche, giuridiche, amministrative, a chi spetta pagare, a chi spetta non pagare, vanno assolutamente superate, perché non si può assistere ad un consiglio comunale a degli onorevoli lavoratori che arrivano e che da mesi non percepiscono lo stipendio. È veramente umiliante. La dignità dell'essere umano passa attraverso un posto di lavoro e un tetto sulla propria testa. Il fatto di venire oggi a protestare è quasi un chiedere l'elemosina su un diritto primario e irreversibile che dà dignità all'essere umano. Quindi adesso, secondo me, è arrivato il momento di mettere da parte determinate situazioni e cercare di risolvere il problema. In consiglio devono venire cittadini che hanno voglia di collaborare, che hanno voglia di ascoltare il consiglio comunale, ma non i cittadini che devono chiedere l'elemosina per avere uno stipendio che spetta loro di diritto. Questa situazione è diventata davvero insostenibile, Presidente. Grazie. Grazie a lei, consigliere Marascia. Ha chiesto di parlare il consigliere Arena, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente, giunta, consiglieri. Io sto quasi parlando per ultimo, quindi molte delle mie richieste sono state già esplicitate dai consiglieri che mi hanno preceduto. Quindi mi corre quasi fare una sintesi su tutto quello che è stato detto e dare molte volte risposte. Vedete, io faccio parte e abito in una terza periferia di Mazara, perché qui dentro si parla sempre di periferie del Mazara che sono degradate. Io dico che ci sono periferie di Mazara che non hanno nemmeno acqua, né luce e né tutti altri problemi di altra natura, e chiederei come a incitare questi cittadini a non pagare più né tasi, né tari, niente. Perché ha voglia poi di dire che città bella che abbiamo, quando la città bella si racchiude nel centro storico, dove c'è tutto. Ci sono le pulizie della strada, c'è l'acqua, c'è l'illuminazione, ci sono le fognature, ma il 30-40% della città manca degli essenziali servizi, eppure sono cittadini che pagano i tributi così come li pagano quelli della città e del centro. Perché faccio questo inizio di questo tipo? Perché poco fa la consigliera D'Adema diceva: ma sono state pulite le caditoie della città di Mazara, visto che c'è stata un'allerta, non che ci sarà fra due giorni, doveva avvenire un giorno ieri, oggi. Siamo stati fortunati che l'acqua a Mazara è arrivata soltanto finora per mezz'oretta. E io vi posso assicurare che c'è stata una zona di Mazara che si è completamente allagata in mezz'ora. La zona Santa Maria di Gesù era completamente allagata in mezz'ora d'acqua. Quindi significa che già ci sono problemi di natura idraulica per quella zona, ma sicuramente, consigliere D'Adema, quello che ha detto lei non è stato sicuramente non fatto.
Cioè possiamo mettere già un timbro non fatto, pur avendo è state allertate qualche giorno fa. Ci sono state scuole che sono state chiuse proprio per l'allerta, ma poi è mancato il cosa essenziale, andare a pulire queste caditoie. E siamo stati fortunati, perché l'acqua è caduta soltanto per mezz'ora. Poi ho sentito parlare di Oscar dello Sport. Ora, al di là della validità della manifestazione, manifestazioni di questo tipo che avvengono in tutte le città d'Italia, piccole e grandi, nella nostra città purtroppo è mancata una manifestazione, quella che è successa nei paesi limitrofi, Petrosino, Castelvetrano, Partanna, con marea di persone che si sono presentati in quelle zone a portare economia e soldi per manifestazioni semplici, che qui non sono avvenute, non succedono almeno 3-4 anni, bastava un cantante, niente di niente, e hanno portato 20.000-30.000 persone in quella città, altro che economia. E noi ci siamo, come dire, beati di un Oscar dello Sport, che non mi riferisco all'Oscar dello Sport, dove però l'attore principale, che era il presidente della Federazione Italiana, è passato su tutte le TV nazionali per 2 giorni, ma non per essere presente a Mazara del Vallo, per essere presente a Taormina. Cioè negli stessi giorni si parlava di Tavecchio che era a Taormina, e mai una volta si è sentito parlare che Tavecchio era andato a Mazara. Ma la mia non era una critica rivolta a chi l'ha fatto, la mia è una critica diversa. Consigliere Ingargiola, faccia finire il consigliere. La mia critica è diversa. Consigliere, vorrei si rivolga capire, a me. Vorrei capire, Presidente, come mai si fanno tutte queste manifestazioni, si invitano le migliori menti istituzionali dello sport e poi la città di Mazara non partecipa a dei finanziamenti che città come Castellammare, come altre 10 città della Sicilia hanno avuto sulla ristrutturazione dei campi sportivi. Cioè noi facciamo venire a tutti, vengono qua, fanno passerella e poi dimentichiamo, attraverso anche questi personaggi, di accedere a dei fondi che la piccola città di Castellammare, 200.000 euro, per avere ristrutturato un campo sportivo che è già ristrutturato, così come quello nostro, per avere passare da una, come dire, dalla fotovoltaico, avere possibilità di diminuire la spesa. E noi per fare questi tipi di lavoro andiamo a fare dei mutui con i fondi Jessica. Quando questi personaggi dovessero prima dire guardate, vedete che ci sono dei bandi da 2-3 anni nelle federazioni, nel CONI, che parlano di soldi che sono disponibili per i comuni. Questo è avere interesse reciproco. Io ti ospito, ma tu dammi pure delle dritte, visto che chi si deve occupare di avere finanziamenti non sa nemmeno di che cosa stiamo parlando. Ma non è possibile, proprio in quei giorni, leggo Castellammare 180.000 euro per mettere fotovoltaico nel campo sportivo, ristrutturazione, no? E noi abbiamo un campo a Palazzetto, vicino al Palazzetto Sport, che è abbandonato. Queste sono le critiche da fare. Non è un problema di andare a fare l'Oscar, per me ne possiamo fare 10 Oscar dello Sport, ma dobbiamo avere pure un risultato che ci porti anche a entrare in certi meccanismi. È avvilente che uno legge il giornale e vede piccole città che hanno avuto questi contributi e noi dobbiamo andare a fare le stesse opere con mutui. C'è qualcosa che non quadra, che non funziona. Sulla Berice Ambiente qualcuno mi potrà pure dare una risposta, perché io ho letto 2 delibere di giunta in cui si legge che tutte le somme per la Berice Ambiente sono state decretate non pignorabili. D'altra parte qualcuno dice che non può pagare la Berice Ambiente perché ci sono i pignoramenti. Vorrei capire se qualcuno oggi mi può dare anche una risposta certa e vera di chi è la colpa, se queste somme che sono state dichiarate impignorabili, così come tutti i pagamenti dei dipendenti comunali, sono pignorabili oppure no, perché c'è qualcosa che non funziona. Perché da una parte si fa una delibera e si dice che queste somme sono impignorabili, d'altra parte qualcuno va nei media, nella TV e dice che no, non si possono pagare le somme alla Berice Ambiente perché ci sono dei pignoramenti. Una delle due cose non è vera. D'altro canto ho sentito con le mie orecchie qualcuno dire in un certo periodo che tutto era sistemato, ed era quando commissario per qualche giorno
era un'altra persona che non è sogno affatto. Quindi mi vuole spiegare in quel momento, quando quel signore diceva che era tutto superato, che cosa è successo e tuttora non viene fatto? Qualcuno me lo può dare una risposta, e dare risposta a tutti questi cittadini, a questi lavoratori, che non riescono a capire di chi è la colpa? Certo, qualcuno mi ha riferito poco fa che ci sono, in qualche comune sono stati fatti dei pagamenti, ancora più grave, perché qui si fanno lavoratori di serie A, di serie B e di serie C. Ma qualcuno si deve anche intestare una lotta del genere. Non possiamo dire sempre la colpa è tua e la colpa è mia. Noi, a loro non ce ne frega niente. Già potrei anche dire, Presidente, per effetto del nostro regolamento, moltissimi cittadini mazzaresi non dovrebbero pagare la tassa sull'immondizia, perché per un certo periodo sono scomparsi i cassonetti nella nostra città. Altro che attorno a 5, fino a 500 metri, non ce n'erano. E qui si dà sempre questo scaricabarile: la colpa è tua, la colpa è mia, la colpa è nostra, la colpa è vostra, la colpa è della città che non si ribella. Perché qui dobbiamo cominciare a chiedere i nostri diritti, non soltanto dovere andare a pagare. Qui c'è qualcosa che non funziona, perché questa delibera, vorrei capire, qualcuno mi deve dare una risposta questa sera, perché non si possono pagare queste somme alla Brice Ambiente, considerato che c'è una delibera di impignorabilità, due anzi, impignorabilità di somme. Si possono pignorare le somme che vengono date ai dipendenti comunali, per quella delibera no. E in quella delibera ci sono stanziate, messe lì, delle somme che non si possono pignorare, che sono quelle della Brice Ambiente. Qualcuno me lo vuole spiegare in maniera semplice e cominciare a dare risposte vere, serie. Altra cosa, Presidente. Ma da conclusione, consigliere. Finisco, sì, subito, già finisco. E riguardo il problema della telefonia. Qualche giorno fa sono stato tempestato di telefonate da parte dei miei amici che abitano in una certa zona di Mazara, che improvvisamente si sono trovati senza, con le TV spente. Lo può dire la zona, consigliere, perché c'è pubblico. Tutta la zona di Via Potenza. Quindi. E mi dicevano, ma è possibile che venga installata d'emblè una antenna di una telefonia mobile in un immobile della città? Io mi riferivo a un regolamento che abbiamo fatto in questo Consiglio Comunale, credo che sia 2009, in cui si dava indicazioni specifiche sulla locazione delle nuove antenne. Non solo, in quel regolamento si veniva ad affrontare anche un altro problema, che era quello dell'osservatorio. L'osservatorio, per dare delle direttive, per i controlli, per questo tipo di installazione, è scaduto con la decadenza del vecchio Consiglio Comunale. Quindi tuttora, dopo un anno, non abbiamo un osservatorio che funzioni. Quindi la invito a fare al più presto queste nomine degli osservatori, con un consigliere di maggioranza, con dell'opposizione, con tutti i tecnici, tutto quello che occorre, e far capire, e vorrei anche capire, come mai è stata superata quella regola che abbiamo messo in quel regolamento, in cui in prima istanza le nuove locazioni dovevano prima trovare un luogo appartenente alla pubblica amministrazione. Quindi vorrei capire che cosa è successo, che è saltato, perché non è facile poi dire vabbè, non succede niente, Presidente, perché così poi alla fine ognuno si mette dei filtri, come se io sono obbligato, per andare a vedere la TV, a fare una spesa perché qualcuno deve mettere un'antenna di questo tipo. Cioè non si può dire si può dire di viceversa. L'ente gestore si fa carico in caso delle spese che ognuno deve affrontare, in modo che ogni cittadino non abbia non solo la possibilità di vedere la TV, ma di non avere pagato un danno. Credo che per ora abbia terminato, Presidente, quindi passo la parola a chi ne ha. Grazie, consigliere Arena. Un attimino che l'assessore si deve allontanare, quindi dà due risposte e poi ritorna. Poi parlerà il consigliere Mauro. Consiglieri, ora chiedo scusa, ma mi devo assentare sempre per motivi istituzionali. Abbiamo un anniversario di un matrimonio, quindi devo andare a consegnare la famosa pergamena che i cittadini ci chiedono e noi con piacere rilasciamo. Quindi vado a dare qualche risposta per le cose che mi risultano.
ma per la maggior parte delle cose saranno poi gli assessori competenti del ramo che interverranno e vi daranno tutto quello, soddisfazione alle cose che avete chiesto. Allora, per quanto riguarda le caditoie, che effettivamente è un problema che è stato rappresentato e evidenziato da tutti e non nessuno si può nascondere dietro a questa realtà, domani partirà l'avviso pubblico per la pulizia delle caditoie. Qualcuno mi potrà dire che siete partiti in ritardo e io vi dico che noi ci siamo partiti. Per quanto riguarda le scuole sono state già non solo pianificate, ma sono state già pronti gli interventi straordinari per quanto riguarda soprattutto la scuola Santoro Bonanno e via Livorno, per anche la derattizzazione e per la scerbatura. Questo con interventi straordinari, perché l'intervento ordinario, visto e considerato che il Comune di Mazara giustamente riconosce ai presi degli istituti quel tot anno per l'intervento ordinario, e a carico dei presidi delle scuole. 191 qualcuno ha parlato, la città è sporca, sì è vero, tutti lo sappiamo, è evidente, sappiamo esattamente quello che è successo e sicuramente non dire basta semplicemente questa diatriba con il commissario straordinario Alfano, nessuno l'ha voluto, nessuno la vuole, ma ci portano a spasso su questa vicenda. E il 191 dovete sapere che è stato e sarà attuato sino al 31 gennaio del 2016 per cercare di recuperare e portare questa città così com'era prima per quanto riguarda l'igiene, la pulizia e la spazzatura che abbiamo per le strade. Un altro mi chiedeva i lavori di Donnerella, forse consigliere Cangemi. Perfetto, fra 15 giorni partiranno i lavori a Donnerella. Qualcun altro mi parlava dei problemi dell'immigrazione, facendo risaltare grossissimi problemi, dei grandi pagamenti milionari che facciamo noi. E allora il prefetto, proprio fra ieri e l'altro ieri, ha fatto una dichiarazione dicendo che in provincia di Trapani non ci sono più posti negli alberghi e nelle strutture. Però se domani il prefetto di Trapani trova l'albergo di Vito Ballatore a Mazara del Vallo, che è vuoto e reso disponibile, e lo destina ad accogliere i richiedenti asilo politico e questa povera e disgraziata, sfortunata gente che dopo aver attraversato tanto territorio africano e aver superato il canale di Sicilia arriva qua, a questi va data l'accoglienza che giustamente, umanamente ci è dovuta. Queste sono dei flash a tutte le domande che avete fatto in questi istanti. E le altre cose, l'ambiente, quanto amianto è stato portato via dal nostro operatore. I piazzetti dello scalo, mancanza di controllo di cosa? Proprio ieri, passando dalla piazzetta dello scalo, ho visto che erano presenti i carabinieri e i nostri vigili urbani che stavano mettendo in sacchi neri il materiale che in quel succo aperto che c'è in piazzetta dello scalo veniva portato via, così come ho notato anch'io, così come avete fatto sicuramente voi passando dal sotto, che i materassi, al momento i frigoriferi, sono accatastati sul lungo fiume. Ma caro consigliere Cangemi, tutti sappiamo, perché questa è una città, è una città difficile la nostra, sappiamo tutti che c'è la possibilità di fare un numero di telefono nell'arco del più breve tempo possibile, che può essere 24 ore, 48 ore, vengono fino a casa a ritirarsi i materassi e frigoriferi. Noi non siamo abituati neanche ad essere civili. Noi la prima cosa che facciamo è accatastiamo sul lungo il fiume, o se per caso non ci vede nessuno, con uno sforzo in più lo buttiamo dentro il fiume, dentro il nostro canale. La realtà è questa. Ora di educare, io più di una volta, verso le 10, le 11, Valeria, tu, anche tu percorri quella strada da Tonnarella che mette in via del mare, quei bidoni sono sistematicamente sempre pieni, e più di una volta io mi sono fermato facendo presente a cittadini onorati, per bene, educati, civili, che non era l'ora per lasciare la spazzatura.
No, perché Nino, danno l'impressione di essere maleducati, civile e per bene. E allora questo non lo so. Perché non possiamo. No, questo, questo è un altro problema dei cassonetti. Faccio il suo intervento, i cassonetti sono rotti, i cassonetti devono essere sostituiti, queste sono tutte cose vere. Mi diceva qualcuno dei pagamenti alle persone per bene, agli operatori di Bellici Ambiente. Noi abbiamo avuto sequestrato 3 milioni di euro, ora sono stati dissequestrati, appena sarà immediatamente esecutiva la sentenza, non faremo altro che versare i soldi al Bellici Ambiente, ma nel frattempo gli altri comuni perché non pagano? Noi non ci possiamo accollare tutte le spese di tutti i dipendenti del lato Belice del nostro territorio. Questa è un'altra realtà delle cose. Ora, problema della luce sul lungomare. Io ero consigliere comunale tanto tempo fa e fino a poco tempo fa. E avevo parlato poi non solo con la nostra amministrazione, con i nostri tecnici, ma anche con qualche funzionario dell'Enel per quanto riguarda quel tratto di illuminazione, lì, ecco, per rendere meglio dove c'è il negozio di Albino Burgio, lì c'è una situazione, questi sono di competenza dell'Enel, e l'Enel mi ha detto all'epoca che bisognava fare tutta la rete elettrica per poter avere questo tipo di illuminazione. E con tutte altre cose mi sembra, se non ricordo male, che alcuni fari sono stati messi. Tante strade hanno presente delle buche, qualcuno l'ha definito, qualcuno che c'era qualche piscina in via. Non mi ricordo, via Livorno, qual era la strada che c'era una grossa buca. Anche di questo si sta provvedendo. E purtroppo i tempi della burocrazia era via? Sì? Ecco, via Scarlatti, c'è una buca tipo Genchia, ecco così. Mezza genchia. E anche questo sarà fatto, però la bacchetta magica, noi, le amministrazioni, non ce l'hanno, la buona volontà, ce la mettiamo tutti. Poi se effettivamente domani, e non come dice qualcuno qua in aula, non saremo più in grado di poter governare questa città, sicuramente non sarò a seguito di un appello fatto in quest'aula che noi daremo le dimissioni, ma sarà semplicemente nel momento in cui noi ci renderemo conto di questo e nel momento in cui eventualmente la fiducia che il sindaco ha riposto in tutti i suoi assessori verrà meno. Allora a questo punto noi prenderemo le nostre considerazioni, ma sino ad oggi il nostro sforzo, la nostra condivisione, il nostro lavoro, e non parlo di sacrificio perché qualcuno potrebbe dire chi ve l'ha chiesto di fare, ecco, lo facciamo noi per la città, con i limiti, con quello che possiamo fare, con quello che abbiamo e con quello che possiamo profondere, ma sicuramente senza bacchette magiche. Qualcuno potrà dire che dovete attrezzare anche delle bacchette magiche, io non conosco a chi chiedere per fornirmi di questo, se qualcuno mi può dare una risposta io l'accetto ben volentieri. Sarò in aula nuovamente fra mezz'ora. Grazie Assessore Ballatore, ha chiesto di parlare il Consigliere Mauro, prego, ne ha facoltà. Poi ritorna l'Assessore Ballatore e poi l'Assessore Spagnolo. Quindi prego Consigliere Mauro. Sì, grazie signor Presidente, colleghi consiglieri. Io volevo ritornare velocemente per toccare alcuni punti che sono stati trattati, ma volevo approfondirli. Il consigliere Arena ha affrontato la questione della questa antenna che sta causando gravi disagi ai cittadini che abitano nella zona di Via Potenza. Allora, signor Presidente, considerando che non c'è l'assessore di riferimento, allora lei deve farsi promotore di un'azione di revoca della concessione di questa autorizzazione. Presidente, io mi devo fare carico, consigliere Mauro. Lei, ho detto, si faccia promotore, non ho detto che lei deve revocare. Lei... Convochiamo l'assessore Bonanno. Allora, perché praticamente questa concessione, assessore Ballatore, è stata, come dire, concessa in violazione di un regolamento preesistente. Il regolamento è del 18 giugno del 2010, l'ha votata anche lei, signor Presidente, ed è il regolamento che disciplina la localizzazione degli impianti di telefonia. In particolare, io desidererei che il Consiglio Comunale facesse attenzione a quello che leggo, perché probabilmente nessuno di voi o pochi di voi sono a conoscenza di questo regolamento.
è stato previsto che le nuove concessioni debbano, come dire, rispettare questo regolamento. Alcuni punti salienti sono questi qua. L'articolo 3, la localizzazione deve avvenire su aree esclusivamente pubbliche. Quindi, cioè, se c'è un'area pubblica, la localizzazione va, come dire, fatta su quell'immobile. In ogni caso, il soggetto che chiede l'autorizzazione, che chiede la concessione, quindi in questo caso credo che sia un'antenna della Wind, mi sembra, della Vodafone, non so esattamente, deve presentare all'amministrazione il piano annuale, che non mi pare che abbia presentato. Sa perché glielo dico, signor Presidente? Perché questo piano annuale deve venire in Consiglio Comunale. E lì c'è il regolamento. Esattamente, sempre all'articolo 3, allora, l'eventuale installazione degli impianti di che trattasi dovrà essere adeguatamente motivata e assoggettata all'approvazione del Consiglio Comunale previa acquisizione del parere dell'osservatore permanente, che ad oggi non c'è. Quindi come funziona, consigliere? Funziona così, che il soggetto gestore deve presentare il piano annuale delle localizzazioni. Quando fa una richiesta di una nuova, come dire, concessione, questa concessione viene, come dire, vagliata dall'osservatore permanente, osservatore che è costituito, che è formato dal sindaco o dal delegato, da due consiglieri e di alcuni altri funzionari. Il parere dell'osservatorio non è, come dire, vincolante, ma è certamente obbligatorio, che è cosa diversa. Non mi pare che, come dire, l'osservatorio sia stato convocato e non mi sembra assolutamente che questa concessione sia stata, come dire, disciplinata da questo percorso. Questo piano annuale, signor Presidente, ecco perché ritengo che lei debba fare attenzione, questo piano annuale che i soggetti gestori devono presentare va presentato entro il 30 dicembre di ogni anno e il piano annuale, acquisito il parere di legge, viene pubblicato nell'albo comunale e, ove possibile, sul sito internet del comune, viene trasmessa alla commissione di edilizia comunale e successivamente approvato dal consiglio comunale. Non mi pare che questa concessione abbia, come dire, rispettato i termini di questo regolamento, e io trovo davvero inspiegabile che in questo caso il funzionario, il RUP, abbia potuto concedere questa concessione. Cioè, questa è una città in cui vengono violati sistematicamente i diritti dei cittadini. Ora arriviamo al lato, perché anche lì c'è una violazione dei diritti dei cittadini. Quindi io non capisco come mai praticamente è stata concessa questa autorizzazione, e soprattutto, lo dico anche ai cittadini che mi stanno ascoltando, c'è un danno materiale arrecato da questa antenna. Cioè, i cittadini hanno avuto, come dire, danneggiati gli impianti, diciamo, televisivi. Chi pagherà questi danni? Allora, l'amministrazione, io credo che nella concessione rilasciata ci sono tutti i presupposti per far risarcire i cittadini. Ecco perché dico a lei, in questo momento, si faccia promotore delle cose che io sto dicendo, visto e considerato che non c'è l'assessore di riferimento, e che, come dire, sia lei, assieme al Consiglio Comunale, il garante dei cittadini, perché così è. Non può essere il Consiglio Comunale sistematicamente mortificato. E non può essere il Consiglio Comunale, come dire, nelle sue accessioni, che venga violato ciò che prevede il Consiglio Comunale. C'è un regolamento ben preciso. E ripeto, la cosa inspiegabile, assessore e consigliere Zizzo, è che un funzionario, un dirigente, possa rilasciare una concessione senza che vengano rispettati tutti i passaggi che prevede il regolamento. Quindi ritengo che l'amministrazione debba farsi promotore dell'azione di risarcimento nei confronti dei cittadini. È un'altra cosa che volevo dire. Sì, consigliere, ma io condivido pienamente quello che lei sta dicendo e voglio che anche la terza commissione, faccia la sua parte approfondendo tale tematica per verificare. Ma io voglio aggiungere una cosa, tra l'altro, siccome si parla di siti sensibili anche, e come dire, queste antenne non possono essere localizzate in prossimità di siti sensibili, se non vado errato, in prossimità di quell'immobile, che tra l'altro non è di proprietà comunale, ci sono le scuole e ci sono parchi giochi, quindi c'è qualcosa che non va sotto tanti punti di vista. È spiegabile come mai, all'indomani della nomina del commissario San Martano da parte della regione, il sindaco Cristaldi aveva dichiarato l'indomani, il giorno stesso, da domani pagheremo gli stipendi. Mannone, scusate,
Da domani pagheremo gli stipendi. Come mai nel momento in cui viene revocato il dottore Mannone gli stipendi non vengono più pagati? Ecco, questo non si capisce, perché o le somme sono pignorate e quindi non si possono pagare, o non sono pignorate e non si vogliono pagare. E non si vogliono pagare, che cosa diversa da poter pagare. Quindi anche questo aspetto va chiarito, perché anche su questa vicenda c'è confusione, signor Presidente. Il commissario, quando c'è il commissario Mannone, si potevano pagare gli stipendi, l'indomani viene revocato e si blocca tutto. E allora qual è il problema? Qual è il problema? Cioè, non è che per un problema di beghe personali fra il sindaco e il commissario sono Alfano, cioè quelli che piangono e che vanno, come dire, che alla fine ci rimettono sono sempre lavoratori, che rappresentano l'anello debole di questa vicenda. Perché vedete, cari colleghi, cioè, per chi lavora non percepire ciò che è dovuto per 5 mesi, io non so se è una cosa, come dire, semplice. E non è demagogia, signor Presidente, io di queste cose ne parlo da mesi. Nessuno mi può accusare di fare demagogia in quest'Aula. Io ne parlo da tanto tempo. Ci sono dei fatti spiegabili che vanno chiariti. Finisco, signor Presidente, sulla tristezza dell'estate mazzarese, sulla povertà dell'estate mazzarese. Un'estate mazzarese che francamente io non ho visto e che nessuno ha visto. Un deserto! La città di Mazara del Vallo era un deserto, non il deserto del Calari, quello del Sahara, che è ancora più grande. C'è una vergogna assoluta che città come Partanna, come Petrosino, come Selinunte Castelvetrano possano aver organizzato cartelli, come dire, pur nella semplicità, ma cartelli importanti di riferimento per la provincia, e a Mazara ci dobbiamo vergognare per un Oscar dello sport che, senza offesa per chi l'ha organizzato, ma di cosa stiamo parlando, signor Presidente? Cioè, come se un evento mondiale, Sky, Mediaset, ma siamo ridicoli, siamo ridicoli. Oscar dello sport, e come dire, lo sbandieriamo come se fosse un evento straordinario. Cioè, Corso Umberto non c'era una persona, Piazza della Repubblica non c'era una persona, in generale, Piazza Mocarta, una vergogna. Una tristezza indicibile, signor Presidente. Consigliere Randazzo, lei vuole sapere giustamente come mai la città che si propone come capitale del Mediterraneo, come l'avamposto del turismo della provincia di Trapani, nell'avamposto del turismo della provincia di Trapani, gli alberghi chiudono e vengono affittati extracomunitari. Lo vuole sapere lei da me? Io queste cose le dico da 6 anni, non da 1 anno. In questa città si parla di turismo soltanto a livello accademico, la verità vera è che qua non viene nessuno e che quindi naturalmente gli alberghi chiudono perché non viene nessuno, questo è il dato, gli alberghi chiudono perché non viene nessuno, naturalmente cosa devono fare gli albergatori? Devono chiudere? No, fanno quel che devono fare, sfruttando la legge. Consigliere, vado alla conclusione. Ho finito, signor Presidente, quindi quando parliamo di turismo, consigliere Randazzo, bisogna, come dire, fare un ragionamento più serio in termini di turismo. Il turismo si crea anche, per esempio, organizzando cartelloni di estate mazzese di un certo livello. Quest'anno neanche il Trio delle Meraviglie ha suonato, signor Presidente. Neanche il Trio delle Meraviglie, che negli anni passati ci ha lietato le serate. Quest'anno neanche questo. Grazie. Bisogna davvero vergognarsi. Grazie, signor Presidente. Grazie, consigliere Mauro. Ha chiesto parlare l'assessore Spagnolo, prego, ne ha facoltà. Buonasera, carissimo Presidente, carissimi consiglieri. E allora, è la volta buona che io intervengo perché sono stata tirata in causa per quanto riguarda le scuole. Io sinceramente sono un po', diciamo, meravigliata su questo, perché la volta scorsa nell'intervento che io ho fatto avevo detto che ho fatto dei sopralluoghi e dai miei sopralluoghi non sono usciti, diciamo, delle situazioni catastrofiche per quanto riguarda le scuole di Mazara del Vallo. E io invito tutti i consiglieri qui presenti a farsi un bel giro nelle nostre scuole di Mazara del Vallo, perché non sono così come dite voi. Io ripeto, mi preme dire la situazione per quanto riguarda l'esterno delle scuole, questo magari posso anche dire, diciamo, ahimè, siamo in difficoltà per quanto riguarda soprattutto gli operai che non abbiamo a disposizione, e questo dico è un problema nostro del comune, è vero.
Ma per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, intendo la manutenzione ordinaria, viene fatta, giustamente dico, dalle scuole. Voi ben sapete che noi, quindi come comune, diamo dei finanziamenti ai signori presidi da poter spendere durante l'anno per una manutenzione, quindi per una pulitura all'interno, diciamo, delle scuole. Questo non viene fatto. Non so perché, sicuramente perché non bastano i soldi quindi per spendere per altro. Questo me lo devono dire loro. Ed è normale che quando si arriva a una situazione del genere, quindi di manutenzione straordinaria e quindi da non poter intervenire e quindi con maggiore difficoltà a livello di operai, a livello di riservatura, quindi ci troviamo in una situazione, giustamente come dite voi, grave. Ma questo lavoro deve essere fatto comunque anche, non dico durante l'anno scolastico, da parte del dirigente scolastico, quantomeno alla fine dell'anno scolastico. Se questo lavoro da parte dei dirigenti scolastici viene fatto periodicamente, non arriviamo a queste condizioni. Quindi su questo diciamo che possiamo trovare anche un accordo. Per quanto riguarda l'invito che sono stata fatta tante volte presso le commissioni, sono stata anche quasi di mia spontanea volontà, quasi mi premeva andarci e continuo ad andare per dare anche delle dichiarazioni per quello che faccio, per come mi muovo, per come sono anche sensibile, visto che ne ho le competenze di ben 25 anni di mia attività professionale nelle scuole, e ho le idee abbastanza chiare. E se questo sono scelta anche dai cittadini e dello stesso sindaco di Mazara del Vallo, me ne prendo piena responsabilità e so che quello che faccio lo faccio con grande professionalità e con grande dignità. Per quanto riguarda che, diciamo, io di bufala non ne dico per niente, nel fatto che mi sono presentata o continuo a presentarmi, dico, nelle commissioni a fare le mie dichiarazioni, sono stata lì a dire giustamente che mi stavo attivando, avevo fatto un piano di pianificazione insieme anche all'assessore di Eramo, perché io collaboro, ed è giusto che lo dico, all'assessore dei lavori pubblici per quanto riguarda l'edilizia scolastica, quindi mi occupa anche, diciamo, in parte mi preme sapere che le scuole si trovano in condizioni agibili, in condizioni di sicurezza, quindi nel rispetto dell'alunno e soprattutto delle famiglie, così dagli stessi docenti che ci lavorano. Quindi io ho una piena responsabilità e voglio dire una piena professionalità riguardo quelle che ne sono le scuole. Quindi voglio camminare a testa alta nella mia città per chi mi conosce, per come io lavoro. E questo questa sera proprio lo volevo chiarire. Per quanto riguarda altre cose, non significa che Mazara del Vallo abbia tutto, si vede tutto negativo. Io posso dire che sono soddisfatta, e continuo a lavorare, non mi metto anche in gioco, accetto benissimo le vostre critiche, perché no, ma ho lavorato abbastanza. E come per dire, anche gli stessi contenitori che sono stati installati nella nostra città, continuo anche a pensarlo per le nostre scuole, l'ho promesso e continuo a farlo, anzi invito tutti voi consiglieri, anche voi cittadini, a dare la possibilità anche a me, anche all'amministrazione, in collaborazione anche con tutta l'amministrazione tutta, a dare dei contenitori, perché noi distribuirli anche nelle città, in tutta la città, scusate, e anche nelle scuole, anche per sensibilizzare i ragazzi. Questo non è nulla, questo non è niente, l'amministrazione è sorda a tutto quello che voi dite? No, è attenta e continua ad esserlo. Possiamo parlare di altro per quanto riguarda l'arredo scolastico? Ebbene, mi sono occupata mesi fa per quanto riguarda l'arredo. Ho distribuito, avete visto attraverso la stampa, arredo scolastico in tutte le scuole di ogni ordine e grado di competenze comunali. Mi sono occupata anche, voglio dire, anche delle scuole che non sono appartenenze di ordine comunale, quelli, voglio dire, quelli superiori. Anche quello, anche quando i dirigenti hanno avuto bisogno, sono andata lì, sono andata a verificare se c'erano dei problemi, se mi era possibile, a intervenire e risolvere i problemi, quelli che i ragazzi, gli stessi dirigenti mi proponevano.
Quindi io ho una stretta collaborazione con i presidi, ho una stretta collaborazione con tutti i dirigenti e lavoro molto bene. Se poi questo voi non lo sapete, continuate a fare anche come presto voi e siete anche facili a fare dei sopralluoghi e a verificare. Questo non mi venite a dire che io sono sorda o insensibile per quanto riguarda la scuola. Questo non me lo voglio sentir dire. Ripeto, o magari, che so, magari certe volte mi tiro indietro per ascoltare, ma voglio dire, quello che mi è possibile, il mio intervento è sempre, diciamo, attendibile, quasi subito essere presente a qualsiasi problematica che mi si viene proposta. Questo volevo essere un po' il punto chiarificatore di questa situazione. Grazie. Grazie Assessore. Per un chiarimento il Presidente della Terza Commissione, Tumbiolo. Dopo si prepara il consigliere Giacalone Sidonia. Presidente, assessori, colleghi consiglieri, cittadini, solo un flash. Confermo sì che la terza commissione da me presieduta non ha ricevuto nulla in merito ad una nuova installazione di un impianto di antenna. Ricordo tra l'altro il regolamento, consigliere Mauro, eravamo presenti in aula, l'abbiamo votato, quindi si figuri se non me lo ricordo, e ripeto, confermo che in terza commissione nulla è arrivato. Sarà mia cura da domani mattina, che è proprio il giorno in cui abbiamo noi commissione, domani alle ore 12, cominciarci a interessare della problematica, e nello specifico convocheremo il dirigente del terzo settore e gli impiegati comunali e gli uffici che si occupano di questa pratica, perché è chiaro, è evidente che non può quello che è successo essere sottaciuto e non essere attenzionato quantomeno. Sarà mia cura verificare quello che è accaduto, sarà mia cura verificare dove è andata a finire nello specifico l'antenna da quello che mi arriva in un condominio. Io ho letto velocemente perché non ricordavo tutto, e noi facciamo menzione nel regolamento che comunque non deve essere una zona dove vi sono dei residenti, e quindi già il condominio è chiaramente un palazzo dove vi sono invece dei residenti. Diciamo, attenzioneremo bene sia il regolamento che sia l'accaduto, e poi se vi sono delle inefficienze, delle cose non corrette che si sono verificate, è giusto che chi sbagli paghi, giustamente, perché si tratta di salute, si tratta anche di denaro, diciamo, chiamiamo la cosa con il proprio nome, quindi è giusto attenzionare. Grazie, grazie. Grazie consigliere Tumbiolo. Gentilmente, dopo che è finito il lavoro di verifica di tutto questo procedimento, di farmi una relazione che io così la sottoponga all'intero Consiglio Comunale. Ha chiesto di parlare il consigliere Giacomo Sidone, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente, Giunta, colleghi consiglieri, cittadini. La quarta commissione consiliare, vista la numerosa presenza e continua di cani randaggi preso il territorio di Mazara del Vallo e anche di cani accompagnati da proprietari, specialmente nelle prime ore del mattino e del pomeriggio, e considerato anche che questi cani sporcano sia le spiagge sia la città, e i proprietari quindi non provvedono molto spesso anche alla rimozione delle stesse feci, insomma, dell'animale, e considerato che questi animali, soprattutto i cani randaggi, sono portatori di zecche, pulci, con alto rischio per i bagnanti di contrarre anche gravi malattie, interroga il sindaco onorevole Nicola Cristaldi per sapere se sono intanto previste misure di controllo per multare proprietari di cani che non provvedono alla rimozione dei bisogni dei loro animali, e per conoscere se sono stati messi in atto strategie e quant'altro per quanto riguarda, insomma, azioni preventive e sottoporre tutto all'iter secondo la norma. Grazie. Grazie a lei consigliere Giacalone. Ha chiesto di parlare il consigliere Zizzo, prego, ne ha facoltà. Dopo c'è il consigliere Giacalone Giuseppe e concludiamo l'interrogazione e comunicazione. Consigliere Caruso, lei c'è pure. Posso? Consigliere Mauro, posso? Allora, Presidente, consigliere, assessore, comunque il mio è un brevissimo intervento. Ho fatto la riflessione sull'intervento del
consigliere Randazzo, ero un po' arrabbiato e mi domando, alla fine, a che servono i consiglieri comunali, anche di maggioranza, che l'opposizione non... A cosa servono le commissioni? Ma secondo me non servono a niente. A cosa servono le mozioni? Si solleva un problema, una commissione fa uno studio di una problematica, l'evidenzia, stila una mozione, va discussa in consiglio, il consiglio all'unanimità la vota, l'amministrazione deve prendere atto e dare seguito a quell'indirizzo. A che cosa servono i regolamenti che le commissioni hanno fatto? Parecchi regolamenti non esistevano. L'altro giorno c'era all'ufficio tecnico una persona anziana che da mesi e mesi chiedeva un allacciamento fognario, ma un grosso problema, guai andare a chiedere un allacciamento, perché poi... E allora mi trovavo lì presente quella persona, dice, ma insomma da mesi e mesi parlo col funzionario, poi dice, vabbè, il regolamento non lo prevede. Come il regolamento non lo prevede? Prendo quella documentazione, vado dal responsabile del servizio e faccio questa domanda, mi vuoi prendere il regolamento? Il regolamento fognario, vuoi prendere il regolamento fognario? Vai a cercare il regolamento fognario. Non l'abbiamo il regolamento fognario, non l'abbiamo mai avuto. Allora su quale regolamento di base neghi un'autorizzazione? Non parliamo di allacciamento idrico. È un'impresa, Randazzo ne sa qualche cosa, è un'impresa, uno deve fare una presa idrica, qua diventa problematica fare un allacciamento idrico. E allora io dico, vabbè, anche io ho svolto questo ruolo, attenzione, la politica fino a un certo punto, lo so. Comunque, quest'anno, questo nuovo consiglio, le commissioni hanno prodotto quello che mancava, i regolamenti, variante, adeguamento alle norme di attuazione a seguito dei vari decreti, il decreto del fare, sviluppo Italia, adeguamento alle norme, sono stati fatti. Chi deve sollecitare l'istruttoria di queste pratiche? Il Presidente del Consiglio, l'assessore, non lo so. Sono stati fatti, rimarranno lì nel cassetto, poi danno incarico. La Presidenza ha fatto il suo dovere. Va bene, ha preso il regolamento, le carte e l'ha trasmessa ai dirigenti, poi i dirigenti ci devono dare. Perfetto, i dirigenti. E andiamo alla dirigenza, quindi la colpa è dei dirigenti. E allora, vogliamo fare dei dirigenti giusti che sanno svolgere il proprio ruolo. Ci vogliono i dirigenti innanzitutto che riordinano il personale degli uffici, di parecchi uffici. Io posso parlare bene del terzo settore, non è gestito bene, va bene, mancano delle unità specifiche di competenza, di professionalità, perché non basta avere il titolo di studio, poi ci vuole l'esperienza. E allora il dirigente, io quando è stato fatto questo concorso, non so se era concorso, è stato nominato questo dirigente, mi hanno detto di grossa levatura, beh, io sono contento per noi, per tutti i cittadini, perché un dirigente che ha una esperienza a livello dirigenziale ora riordina il personale. Ma lo sanno i dirigenti, gli uffici come sono gestiti, i funzionari? Presidente, mi vuole seguire o no? Perché parlo? Io no, che? Fodera, che fai? Consiglio, gentilmente fischia il suo intervento. Allora, sto parlando di cose serie. Abbastanza serie, quindi allora, io parlo dei servizi.
I servizi che ci interessano a tutti, interessano particolarmente i cittadini che diverse volte si trovano impossibilitati di risolvere un piccolo problema e devono andare a pregare il consigliere comunale, a pregare l'assessore per avere un suo diritto, una semplice presa idrica, che poi fra l'altro si scopre che anche sulle prese idriche che il regolamento è chiaro, parla, ma non si leggono neanche, rigettano una pratica, non si leggono neanche il regolamento, vero e randazzo, testimone tu, testimone qualche altro cittadino. Ora dico, tutte queste disfunzioni, chi ne piange le conseguenze? Ne piangono le conseguenze i cittadini, le utenze. E le utenze. Scusa, ci sono dei progetti che magari vanno presentati. Guarda, io ho paura ad andare agli uffici perché praticamente il personale, madonna mia, così, e bisogna stare calmo, non sbagliare a parlare perché sennò poi praticamente se ti arrabbi, insomma è una cosa incredibile. Allora, partiamo da lì. I dirigenti devono conoscere bene il settore, riordinare il personale, saperlo gestire bene, metterlo nel posto giusto e fare funzionare gli uffici. Partiamo da lì. I regolamenti che sono stati quasi tutti fatti, idrico, norme d'attuazione variante allo strumento urbanistico a seguito di incontri avuti con gli esperti della regione, non a caso, non a caso. Ora scade, allora, il 7 luglio 2015 hanno fatto un decreto legge sul centro storico, 240, interessantissimo per il nostro centro storico, interessantissimo, fra l'altro si può fare un piano, delimitare certe zone che di storico non hanno niente, perché se noi prendiamo dei vincoli in certe zone vanno eliminati. Si stanno adoperando a applicare questa legge entro 240 giorni dal 7 luglio. Non riusciremo perché saremo commissariati. Piano regolatore ne abbiamo parlato 300 volte. Avete parlato, voi ci parlate, consigliere, presidente, tu ci hai parlato mai con i tecnici che per ora stanno lavorando sul centro storico? Cioè, parlateci, sentiteli, i consiglieri, sentite cosa dicono. Quindi qual è il mio intervento, perché attenzione, non è che è detto che quando, perché aspetta, c'è, non c'è, perché c'era ogni volta che un consigliere di maggioranza casualmente interviene, io per questo non voglio intervenire, si fraintendono gli interventi, questo è di maggioranza, allora i consiglieri di maggioranza non dovete intervenire, se no dovete dire sempre ok, grande, siete tutti grandi, funziona tutto. O fate questo, o se no, allora, i consiglieri devono avere il ruolo di rispetto ed evidenziare le problematiche che esistono e affrontarle. Rispetto per i consiglieri, se si fa una mozione e si dice c'è questa cosa, deve essere presa in considerazione quello che hanno ripetuto consiglieri di maggioranza e consiglieri di opposizione. E diceva bene Arena, ma le periferie perché non sono seguite, non sono curate? Perché, scusa, l'urbanizzazione primaria delle periferie, l'acqua che non c'è, l'acqua è un diritto primario e non c'è in tante zone. Perché sul bilancio bisogna investire sulle queste cose, le priorità quali sono? La rete idrica, la prima di tutta, la rete idrica. Quindi, presidente, aspetta, do un riepilogo di questi punti, non le dico tutto, un secondo, preciso e chiudo, vediamo se vedremo qualcosa di importante, se è una fesseria o no. Allora, volevo porre l'attenzione su una fesseria, ma anche le fesserie... La conclusione è questa, Vorrei porre alla riflessione tutti i consiglieri comunali su una fesseria. Io sono stato assessore, no? Lavori pubblici, conosco tutti, conosco i tecnici di competenza di quella cosa. Ebbene, sono consigliere come voi, un ruolo da 20 anni frequento questa politica locale.
ci sono in Piazza della Repubblica, mi viene da ridere, se non riusciamo a fare questo perché non ci andiamo a casa, in Piazza della Repubblica ci sono quei famosi oblò che dovrebbero illuminare il palazzo vescovile, non illuminano niente, non servono a niente, un progetto fatto ai tempi, non so chi l'ha fatto, uno scienziato, fra cui due in particolare, io testimone oculare, ma se non cadono 10-20 persone al giorno perché sono liberi, non li vede nessuno, specialmente la sera. Ho girato tutti gli uffici, ho parlato con tutti, con il responsabile, con quello. Nessuno interviene a sbitare questo coso con un cacciavite, chiude i fili, ci mette. Non riusciamo neanche a levare due che creano pericolo. Un'ultima cosa e finisco. Sapete che ieri sera. Un'ultima cosa e vado alla conclusione, e poi per 10-20 sedute non intervengo, quindi recuperiamo dopo. Ieri sera a luna di notte in Piazza della Repubblica c'è stato uno ship a due turisti tedeschi. Due giovani tedeschi di 23 anni sono stati aggrediti da tre tunisini. Quello ha avuto una coltellata e fortunatamente si è salvato. In Piazza della Repubblica, questo danneggia la nostra immagine di città, quindi anche i controlli sono importanti. I vigili urbani, noi sappiamo che non fanno mai turni la sera, quindi le forze dell'ordine, questa è una cosa grave che per la nostra città. Grazie. Grazie consigliere Zizzo, ha chiesto di parlare al consigliere Giacalone, prego, mi ha facoltà. Grazie Presidente, Giunta, colleghi consiglieri, cittadini. Vede Presidente, è facile alzarsi da questa poltrona e sparare a mille sull'amministrazione, è molto facile. Ma per quel che mi riguarda io preferisco risolvere i problemi in maniera interna, o perlomeno la maggior parte dei problemi. Per quanto mi riguarda io considero questa amministrazione non efficiente di più, ma efficientissima, e ne testimonianza ad esempio il punto numero 25 all'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale, che è una mozione che ho presentato in passato, che parla appunto dell'ampliamento del servizio dei trasporti, insomma di mettere un trenino per tutta la stagione invernale. Beh, caro Presidente, devo dire che questa amministrazione non mi ha dato neanche il tempo di discutere la mozione che già si è attivata. Io veramente sono veramente soddisfatto di questo e ne vado orgoglioso, e sono sicuro che questo è uno dei tanti risultati che abbiamo raggiunto che raggiungeremo soprattutto. Ma adesso lasciamo le chiacchiere e passiamo ai fatti, che era appunto volevo illustrare in questa interrogazione presentata da me in data 31 luglio 2015, e spero che sarà presa in considerazione. Io sottoscritto Giuseppe Giacalone, consigliere comunale del comune di Mazara del Vallo per Fratelli d'Italia, in virtù dell'articolo 25 del vigente regolamento sul lavoro del consiglio comunale, premesso che per ogni passo carrabile occorre che sia collocato un cartello apposito con l'indicazione in alto del comune o ente che ha rilasciato l'autorizzazione ed in basso il numero progressivo della medesima con l'anno di rilascio. In mancanza di tali dati il cartello si presume non regolare e privo di efficacia. Considerato che sottoscritto è venuto a conoscenza tramite delle segnalazioni da parte dei cittadini di una moda molto diffusa sul territorio, ossia quella del cartello del passo carrabile fai da te, cioè senza alcuna autorizzazione da parte del comune e degli organi competenti. Constatato che buona parte dei cittadini spesso si è ritrovata in situazioni poco gradevoli, manifestate soprattutto dai proprietari delle abitazioni, con un atteggiamento poco corretto nei confronti di coloro vorrebbero parcheggiare l'automobile in zone in cui nessuno lo potrebbe vietare. È constatato che il cittadino fatica a riconoscere il passo carrabile autorizzato e quindi in regola rispetto a quello abusivo. Si interroga il signor sindaco o l'assessore preposto per delega per sapere se questo fenomeno del cartello abusivo collocato sulle abitazioni private è regolare e quindi senza violazione delle leggi sulla materia. Qualora questo fenomeno fosse punibile da parte della legge, se è intenzione di questa amministrazione sollecitare gli organi competenti al fine di avviare un controllo a tappeto su tutto il territorio dei passi carrabili non autorizzati collegati nelle abitazioni.
Spero che questa interrogazione sarà presa in considerazione. Grazie Presidente. Grazie a lei consigliere Giacalone. Ci sono gli ultimi due interventi. Il consigliere Cuttelaggi ha parlato. Consigliere Alestra, prego. Alestra Caruso, dove ciò chiudo perché già sono passati 3 ore e ci sono stati 24 interventi, quindi per tutti. Prego consigliere Alestra. Sì, grazie Presidente, amministrazione, colleghi consiglieri, cittadini. Presidente, veda, il tempo dedicato a queste comunicazioni è un po' scontato, insomma dopo la pausa estiva mi pare che sia anche dovuto tirar fuori un po' tutte le problematiche che sono già state esplicitate, che sono state prese in considerazione da tutti i consiglieri che mi hanno preceduto. Quindi ritengo che fare un po' un riassunto della situazione o ripetere ancora tutte quelle che sono tutte le tematiche che sono state già analizzate è un po' una perdita di tempo. Io vorrei ritornare però sul discorso Tonnarella. La spiaggia di Tonnarella quest'estate ha veramente visto una situazione di grandissimo degrado, Presidente, perché è stata giustamente date anche le condizioni climatiche invasa anche durante le ore serali, notturne, da numerosi utenti che però non si sono limitati a stare in spiaggia o a fare il bagno, ma hanno creato delle vere e proprie rosticcerie in tutto il litorale, con tra l'altro anche l'abbandono di rifiuti non sempre ordinati, non sempre sistemati. Ora, io capisco che l'amministrazione può anche avere delle difficoltà di intervento in questo senso, però dico bisogna anche controllare e vigilare come, anche creando magari degli spazi attrezzati, indirizzati verso la possibilità di fruirne, perché è anche giusto che chi non dispone di spazi aperti, di case in campagna, di villini, possa avere anche la possibilità di usufruire degli spazi aperti, ma che siano appunto attrezzati, che siano regolamentati, perché così diventa davvero una situazione invivibile. Quest'anno Tonnarella a me è sembrata ancora più degradata rispetto agli anni precedenti, quindi un'attenzione alla nostra spiaggia, che poi si voglia o no, è la spiaggia della nostra, la spiaggia più importante e più frequentata della nostra città. Quindi sono 6 anni che questo sindaco dirige, amministra questa città, però i problemi di Tonnarella aumentano costantemente e esponenzialmente ogni anno. La tematica di Piazzetta dello Scalo, che come Commissione noi abbiamo affrontato e che abbiamo anche, e per la quale abbiamo anche presentato una interrogazione al sindaco Cristaldi, è una tematica importante, perché Piazzetta dello Scalo, soprattutto dopo che è stata posta all'attenzione nazionale con una nota trasmissione televisiva, e viene incuriosisce i turisti che, non molti, ma ci sono stati quest'estate, che diciamo arrivano nel nostro territorio. Quindi far ritrovare quella piazzetta in quelle condizioni davvero non è una cosa per la nostra città non è decorosa. Occorrono i controlli, ma i controlli chi li deve fare? Allora, tutto si demanda ai vigili urbani, che hanno questa azione e questo compito di controllo. Ma quanti sono questi vigili urbani? A me risulta che la polizia municipale è sottodimensionata dal punto di vista delle unità. I precari, per esempio, a cui era stato forse assicurato o promesso un adeguamento dell'orario, no, questo non è stato fatto, eppure quello è un settore importantissimo, perché se dobbiamo parlare, come abbiamo detto noi, di controllare i proprietari dei cani randaggi, dei cani che lasciano i rifiuti, o controllare che i rifiuti vengano apposti in orari idonei, ma questi controlli chi è che li deve fare? A me risulta, Presidente, che in città dove i controlli vengono fatti e le sanzioni vengono applicate,
è molto più regolare e regolamentato, per esempio l'eliminazione dei rifiuti e la posizione nei cassonetti. Ma questa polizia municipale cosa deve fare prima? Oggi abbiamo un solo vigile urbano, forse è la prima volta che questo accade. Il vigile urbano deve garantire l'ordine se eventualmente si dovesse verificare qualche problema, ma una sola unità credo che abbia anche delle difficoltà di intervento. Quindi un'attenzione dell'amministrazione a questo settore molto importante per la città. Il problema è pure, Presidente, che molto spesso da parte dell'amministrazione si ascoltano delle promesse di interventi che poi veramente non vengono fatti. Cioè io non credo che il problema, ecco, rientra all'assessore Ballatore, il problema delle caditoie, il problema dei tombini sia un fatto che si è verificato ora. Cioè è un problema annoso ed è un problema che va affrontato a tempo debito. Non è che si può dire domani verrà fatto l'avviso pubblico, ma perché non poteva essere fatto prima questo avviso pubblico in precedenza? Il funzionamento delle scuole, assessore, lei rivendica la sua azione e, è stato già predisposto tutto per l'inizio dell'anno scolastico, mensa, l'assistenza ai bambini disabili, il trasporto degli alunni. Dico, speriamo che tutte queste cose siano effettivamente già state predisposte. Sulla situazione delle scuole, a me risulta, io spero che lei possa verificare, che la scuola di via Santoro Bonanno non è proprio nelle condizioni ottimali di cui parla lei, perché a me risulta che ci sono delle serrande rotte, dei fili scoperti, quindi una situazione per la quale non possono intervenire i dirigenti scolastici, ma deve intervenire l'amministrazione. E qua parliamo proprio di problemi di sicurezza, non tanto le erbacce nelle zone limitrofe, che pure rappresentano un problema di salute e di decoro, ma proprio problemi di sicurezza per gli alunni. Quindi la prego di vigilare e di andare a verificare se questo realmente è così come io le sto dicendo, e le assicuro che non lo sto inventando. A me fa piacere, Presidente, che anche da parte dei consiglieri di maggioranza si vengano fuori adesso quei pungoli giusti, dovuti, assolutamente necessari, perché il consigliere comunale non è che sta qua a passarsi il suo tempo, è proprio il compito di vigilare anche su quello che fa l'amministrazione, e se le cose non funzionano per il verso giusto è obbligo del consigliere comunale sollevare il problema nel momento in cui si presenta. Quindi diciamo che mi fa piacere che anche da parte delle file della maggioranza inizia qualche intervento anche un po' in contrapposizione o in contrasto a quella che è l'amministrazione del sindaco Cristaldi. Un giovane consigliere comunale, e d'altra parte io capisco l'entusiasmo di chi ragazzo inizia la sua attività politica, dice, dopo un anno non ho visto quei risultati che mi aspettavo. E qua non è un anno, sono 6 anni, perché il sindaco Cristaldi non è sindaco da un anno, è sindaco da 6 anni, quindi la cosa assume un peso ancora più grosso e più gravoso. Comunque la questione del lato, la questione della Belice Ambiente è sempre una questione veramente difficile da affrontare, perché non si può accettare che delle dispute tra due persone poi vadano a riflettersi innanzitutto sui lavoratori e anche comunque sui cittadini, perché il ricorso all'articolo 191 ha un costo, ma questo costo su chi si riversa? Cioè chi paga? Chi paga? Pagano i cittadini, i quali cittadini ma pagano già i loro tributi per la rimozione dei rifiuti. Quindi diciamo che questo si aggiunge ai costi che i nostri cittadini devono affrontare. Ho finito, Presidente. Quindi
cerchiamo di un sollecito ancora una volta alla nostra amministrazione, ma ritengo che queste sono un po' parole che passano così. D'altro canto, 6 anni sono passati da quando io riveste il ruolo di consigliere comunale, difficilmente abbiamo avuto la possibilità anche di dialogare direttamente con il nostro primo cittadino, le relazioni semestrali, annuali non esistono più, non c'è mai un contraddittorio, non c'è mai un consiglio comunale che abbia per oggetto delle delibere serie, importanti. Noi parliamo sempre di debiti fuori bilancio e delle mozioni che sono prodotte dal lavoro delle commissioni, cioè questo è quello che produciamo attualmente nel Consiglio Comunale, e meno male che ci sono le commissioni che lavorano. Grazie Presidente. Grazie a lei Consigliere Alestra, l'ultimo intervento, però volevo sollecitare il Presidente di Commissione a presentare a proposito le relazioni, perché già io sono pronto per presentare la relazione annuale per quanto riguarda la Presidenza del Consiglio. Chiudo l'interrogazione e comunicazione, Consigliere Caruso, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente, assessori, colleghi consiglieri comunali. Io chiudo questo momento di comunicazioni registrando alcuni concetti chiave che hanno in qualche maniera fatto da cornice a tutto ciò che fin qui ho ascoltato. Qui c'è un problema di esterofilia. Esterofilia è quella forma a volte patologica che in soldoni è quella che una persona esterna, quando parla sempre dell'erba più fresca e più verde del giardino altrui, perché non riesce o non vuole vedere la prosperità non tanto dell'erba ma addirittura di fiori che appartengono al giardino di casa sua. Questa è la metafora, andiamo alla pratica. Io ho sentito parlare dell'Oscar dello sport, ho sentito parlare dell'estate mazzarese, ho sentito parlare dell'estate come periodo durante il quale, piccolo o grande che sia, destagionalizzato o meno, è un periodo in cui dovremmo, camminando per le nostre strade, sgomitare con i turisti che affondano le nostre vie, i nostri vicoli e tutto quanto, e mi sento dire che in realtà questo non succede perché Mazara peggio ancora degli altri anni, figuriamoci. Se fossimo stati già nel 2016, il 2016 sarebbe stato peggiore del 2015 e così via. Ci siamo ritrovati in un deserto. E tanto è deserta questa città che proprio mentre ne parlavamo un gruppo di turisti è entrato e sicuramente cercava l'acqua. Perché in questo grandissimo deserto che cosa vengono a fare? Vengono a cercare acqua. Io lo dico così in battuta perché c'è veramente da ridere certe volte. Cosa voglio dire in tutto questo? È innegabile, è veramente innegabile. Significherebbe dire che a mezzogiorno non esiste il sole e a mezzanotte non esiste la luna. Sarebbe veramente certificare questo, dire che Mazara del Vallo si è trasformata in un deserto. Mi verrebbe da dire, sempre sul giochetto dei paragoni, ma se in questo momento, da 6 anni a questa parte, da quando c'è Cristaldi, il deserto continua a aumentare a palate di sabbia, mi chiedo, rispetto a tutti gli interventi che sono stati fatti in 6 anni ad oggi, rispetto alla questione della strategia, perché Mazara del Vallo diventasse e diventi, e lo è, una capitale del Mediterraneo dal punto di vista turistico, che cos'era questa città prima ancora che si intervenisse con questa amministrazione lì dove è intervenuto. Lo lascio dire a voi che cos'era. Difficilmente, a meno che non ci sia qualcuno che abbia scelto nella propria vita di essere Bastian Contrar per vocazione, potrebbe dire che prima che arrivasse questo sindaco, questa amministrazione, ce la passassimo meglio e che il turista qui potesse trovare anni e anni fa quel che trova oggi. Secondo me significherebbe negare la luna, ma siamo abituati anche a questo. Quindi alla formula, la dico veramente tra virgolette perché non voglio accusare nessuno di soffrire di chissà quale patologia, è solo un modo per metaforizzare il tutto. Quindi alla formula dell'esterofilia aggiungiamo una sorta di pessimismo atavico che non solo non ci permette di vedere a che punto siamo arrivati,
ma al tempo stesso di bisfrattare ciò che realmente è sotto le nostre mani. Succede che Mazara del Vallo attraversa, come tutti i comuni d'Italia, un periodo di vacche magre, e come suol dirsi, con mille lire fa quello che, e mi ricordo per averlo studiato bene, Machiavelli ai tempi chiamava la teoria del principe: si può fare quel che si vuole, ma in realtà nella pratica bisogna fare quel che si può fare. Io Machiavelli me lo ricordo, Churchill un po' meno, non l'ho letto ultimamente. E Churchill l'aveva ricordato il mio collega. Cosa voglio dire? Si può continuare a dire consiglio comunale su consiglio comunale che viviamo una situazione che è da buttare via? Si può continuare a dire, per carità, ci sono le buche nelle strade? Sicuramente c'è qualche buca per la strada. E sicuramente ci sarà qualche problema con qualche fognatura, con qualche caditoio, ci sarà qualche problema con la distribuzione idrica, ne abbiamo parlato, che veramente, non dico che non se ne può più, ma ne abbiamo parlato tante e tantissime volte. Ma dire che non si interviene, dire che si guarda da dove viene il vento è veramente qualcosa di fuori dal mondo e di assurdo. Io poi sono perfettamente convinto che ciò che è stato esternato posso anche comprendere un pizzico di rabbia quando tu fai presente in consiglio comunale delle cose che ti aspetti che anche nell'immediato vengano risolte, magari passa tempo e ancora non sono risolte. Io confido sempre, per esempio, nel grande lavoro che fanno le commissioni, per esempio, visto che parliamo di lavori reali, la commissione dei lavori pubblici, che ovviamente si impegna con i lavori che fa, con i regolamenti che vengono prodotti, perché sono come le altre, ora io parlo di queste, in particolare delle commissioni che sono composte da consiglieri comunali che hanno la loro esperienza e da consiglieri comunali che hanno fatto esperienza anche quando sono stati assessori in consiglio comunale. Confido in loro, tutti confidiamo in loro quando propongono e trovano soluzioni reali a problemi che ovviamente non abbiamo inventato noi, ma che ci siamo ritrovati, detta in soldoni, sul groppone da anni, 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 sicuramente molto di più dei 6. Dovremmo fare una moltiplicazione oltre il numero 10, tanto per dirla in termini ancora più pratici. Tonnarella. Sì, a Tonnarella possiamo fare tutto quello che vogliamo. Possiamo fare aree attrezzate, possiamo mettere delle bandiere segnalatrici di vento, possiamo fare tutto quello che vogliamo. E noi con la fantasia possiamo fare tutto. E che ci vuole? Vogliamo fare un ponte da Tonnarella che congiunga l'altra sponda del Mazzaro? Fatto! Vogliamo fare una cosa ancora più fantasiosa? E che ci vuole? Fatto! Ma mi schioccano manco le dita. Voglio dire che, per carità, si può segnalare di tutto, si può dire di tutto, ma anche nella modalità in cui si interviene, con un pizzico di rabbia, con una volontà partecipativa, ci vuole anche una sorta di equilibrio tra ciò che si lamenta e ciò che si vorrebbe fare, perché si finirebbe nel cadere nell'oblio del lamento senza trovare una soluzione reale. Qualche consigliere poco fa, credo proprio il consigliere Cangemi, diceva bene, se parliamo di piazzetta dello Scalo, una soluzione potrebbe essere le telecamere, potrebbe essere, allora si accoppia ad un problema un'eventuale soluzione. Si vedrà se sarà la migliore, non lo so, però insomma qualcosa si dice. Questo perché lo dico? Perché al di là di tutto ci vuole anche un equilibrio. Per quanto riguarda la questione dei centri di accoglienza, dicevate perfettamente bene, è la legge, cioè la legge che consente di poter fare, poco fa credo lo menzionava il mio collega del Partito Democratico, c'è la legge che permette di poter, o vado alla conclusione, io ho ascoltato con religioso silenzio, e per chi non crede in forma laica, la questione dei centri immigrati vale per Mazara del Vallo, vale per Bolzano, ed è vero, per carità, che c'è una legge che consente di trasformare un luogo ricettivo, albergo, quel che sia, in un centro per immigrati. E mi riferisco alla legge
perché si può far parte di un partito politico, ma bisogna far parte ed essere promotori della politica di un partito a corrente continua e non a corrente alternata. Perché ciò che succede adesso, il problema è talmente ampio che non posso argomentarlo più di tanto in 2-3 minuti forse che mi mancano. Il problema è talmente ampio che un esodo di questo tipo non è certamente immediatamente risolvibile nemmeno con la legge che è stata fatta per quanto riguarda l'assorbimento attraverso gli alberghi trasformati in centro di accoglienza, eventualmente. Ma è comunque un modo per lamentarsi di questa legge non certamente imputabile ad un'amministrazione comunale come questa o ad altre amministrazioni comunali. È una legge statale, è una legge dello Stato, cioè di quelli che in questo momento ci governano, che dice che si può fare così. E la scelta è il Partito Democratico, io non posso farci niente, la scelta è il Partito Democratico, ha detto che si può fare anche così. E dal punto di vista del nostro sentire umano rispetto a queste persone c'è certamente una volontà di accoglienza, che da questo punto di vista, lo voglio dire, l'Italia, in particolare la Sicilia, potrebbe fare scuola a tutti, non fosse altro perché anche i nostri nonni e forse qualche antenato ha anch'esso rivestito in qualche modo il ruolo di immigrato, vero, non erano altre formule, perché si parlava di immigrazione dal punto di vista lavorativo, di operai specializzati che andarono prima in Europa e poi si trasferirono in America, lì dove sono stati anche invitati. Ma c'è anche da dire che il problema si sta tentando di risolvere adesso e soltanto adesso, visto che il problema è legato ai grandi numeri che questo esodo comporta, grazie anche agli interventi dal punto di vista della soluzione politica dati da quei partiti che oggi compongono il centrodestra, tra cui quello mio, ovvero dire all'Europa: noi non vogliamo non accogliere nessuno, e ci mancherebbe, vogliamo che si regolarizzi un po' la cosa, vogliamo che si aprino quelle frontiere che dovrebbero già essere aperte in Europa per prendere qui tutti quei disperati, sì, veramente disperati, che vorrebbero andare anche oltre l'Italia. E io posso comprendere tutte le preoccupazioni del mondo legate alla sicurezza e compagnia bella. Io da questo punto di vista mi viene difficile fare una distinzione riguardo alla sicurezza legata a coloro i quali sono immigrati e coloro i quali sono, diciamoci, locali, non strani. Non c'è poi tanta differenza, se c'è delinquenza c'è delinquenza. Quindi tenterei di organizzare anche la discussione su questo da un altro punto di vista. Chiudo semplicemente dicendo che tutto ciò che sta facendo questa amministrazione, visto che è stato richiamato l'aspetto dell'entusiasmo, è legato al tempo stesso ad una sorta di senso di appartenenza rispetto alla volontà strategica che ha una città di trasformare il proprio territorio in merito al turismo, perché non c'è dubbio alcuno che questa amministrazione, da 6 anni a questa parte, ha scelto un indirizzo, e non è che ne ha scelto uno fra tanti, ha scelto un indirizzo che era stato per anni decantato e mai attivato. Ora si sta attivando, e nella formula statistica di quella famosa, di quella famosa curva che disegna il processo turistico dal punto di vista dell'incoming, dell'accoglienza, che fa a parabola, noi siamo in fase di crescita e tentiamo di allungare il periodo della crescita proprio perché si è scelto, o quantomeno si è indirizzato, un territorio ad affrontare una prospettiva di turismo sostenibile. Questo è il quadro. E sì, e c'è qualche buca nella strada, la sistemiamo, è vero che la sistemiamo, assessore? E c'è qualche problema con la fognatura e sistemeremo anche quello. E c'è qualche problema con l'acqua e sistemiamo anche quello. Sistemiamo tutto quello che c'è da sistemare. Va bene? E ve lo dico con la franchezza di chi sa che la bacchetta magica non ce l'ha. E vi invito a diffidare di chi in 5 minuti, basta che fa così, o risolve un problema o ne segna un altro. Bacchetta magica non ce n'è. Ma per la verità, in quei pochi anni in cui questa città è stata amministrata da questo sindaco e anche ovviamente da un anno da questo nuovo consiglio comunale, non dico che siamo da bacchetta magica, ma nemmeno voglio l'applauso, ma quantomeno si sia ragionevoli sul fatto
che ciò che vedete attorno una volta non c'era e adesso c'è, e i primi ad accorgercene dovremmo essere noi, prima ancora di coloro i quali, turisti di prossimità o di fuori Italia o dall'altra parte d'Italia, si accorgono. Grazie, grazie consigliere Caruso. Chiudo il punto 2 all'ordine del giorno e passiamo al punto 3 all'ordine del giorno. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza numero 127/2015 pronunciata dal Tribunale di Marsala nella causa promossa dell'Uppino Giuseppe contro il Comune Mazzara del Vallo. Presa d'atto. Prego l'amministrazione di illustrare l'atto. Consiglieri, si tratta di un riconoscimento di un debito fuori bilancio che è derivante da una sentenza. La sentenza è di una causa, che di un fatto che è avvenuto nel 2003 e si è concluso semplicemente poco tempo fa. La somma per cui il Comune deve intervenire, che è stata condannata a pagare, anzi ha già pagato, ammonta a 24.872 euro, così come presente nell'atto deliberativo, ma soprattutto presente in sentenza, perché a questa somma comprende la sorte, gli interessi, il CTU, le spese di lite, le spese di rifondere ai terzi chiamati in causa, quindi al loro avvocato. Rientra tutto nella fattispecie dell'articolo 194 e quindi vi invito a prenderla non solo in visione, perché sicuramente già la conoscete, ma a votarlo come ritenete opportuno. Do lettura del parere del Collegio dei Revisori dei Conti. Parere numero 24 del 2015. Vista la proposta di deliberazione avendo oggetto riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza 127 del 2015, tutta una serie poi di premesse, vado direttamente all'espressione del parere. Il Collegio del Revisore dei Conti dice: conseguentemente, per i motivi esposti, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza 127 del 2015 pronunciata dal Tribunale di Marsala nella causa promossa da Luppino Giuseppa contro il Comune di Mazzara del Vallo. Presa d'atto, registro proposta atto e delibera 60/18/6/2015 del primo settore servizi affari generali, sociali e culturali, ufficio legale. Poi raccomanda al segretario generale l'invio del carteggio alla Corte dei Conti. Quindi c'è il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, c'è anche il parere del dirigente del settore e il dirigente del settore esprime parere favorevole. Grazie segretario. Il presidente della prima commissione per il parere. La prima commissione ha espresso parere favorevole ad unanimità. Così siamo. Grazie consigliere D'Annibale, apro discussione generale, ha chiesto di parlare il consigliere Ingargiola, prego, ne ha facoltà. Signor Presidente, amministrazione, colleghi consiglieri, nell'entrare nel punto all'ordine del giorno che già annuncio il mio voto favorevole come da componente di questa maggioranza, vorrei Presidente che facesse attenzione a quanto le sto dicendo, perché allacciandomi all'ultimo consiglio comunale è avvenuto un fatto a mio parere increscioso alla salvaguardia di tutto il consiglio comunale, a cui io le do un messaggio che lei porterà nelle sedi opportune e che sicuramente non voterò mai più un atto deliberativo quando un consigliere, maggioranza o minoranza non ha importanza, ma a salvaguardia di tutti noi, chiede delle delucidazioni ad un revisore dei conti presente. Mi dispiace che si chiami Ingargiola come me. E il revisore dei conti o il dirigente rimane seduto in silenzio, non dando spiegazioni e facendomi votare un atto deliberativo dove io devo essere salvaguardato da questo componente del revisore di conti. Per cui dalla prossima volta in poi, lo dico chiaramente, non vorrei che si facesse
si creasse il teatrino attorno a quello che sto dicendo, però se la Corte dei Conti manda il conto per pagare poi, lo manda a me e non lo manda al revisore dei conti, per cui io voterò con la minoranza, o mi asterrò o uscirò fuori nel momento in cui un consigliere comunale chiede delucidazioni o spiegazioni al revisore dei conti, al dirigente, non dico all'amministrazione, perché l'amministrazione non ha responsabilità in merito, è il consiglio comunale che deve decidere, e il revisore dei conti rimane seduto senza dare spiegazioni, deve essere lui a salvaguardare che è la mia figura. Questo è quanto ci sono rimasto male, ho votato l'altra volta l'atto deliberativo, le delucidazioni che chiedeva credo Mauro e la Grutta e il revisore hanno dato cose, però tutta la sera a casa non ci ho dormito, perché ho detto mi hanno fatto ingoiare un atto deliberativo dove io volevo dei chiarimenti. Io ho votato, ma sicuramente non ci cadrò più. Presidente, il mio disappunto nei suoi confronti questa sera, perché non ha voluto darmi la parola poc'anzi, è un suo modo di dirigere il Consiglio Comunale, sarà giusto, sarà sbagliato. Consigliere Caggio, lei ha avuto la parola, consigliere Caggio. Non è che interrogazione e comunicazione devo parlare due volte. No, quindi, non è che deve fare eccezione Rai. Se lei non mi interrompe quindi, quando finisco di parlare. Quindi lei, vada sul punto, consigliere. Vada sul punto, però io sto parlando sul punto, appunto perché non ho avuto modo di poter rispondere. Lei, quando un consigliere parla di un altro consigliere, subito lo stoppa e dice no, non parlare di questo, no. Ma se io come presidente di commissione ricevo dei messaggi al microfono dove la mia commissione è presa per bugiardi o per irresponsabile, su questo ci rimango male, perché la commissione lavora sugli atti deliberativi e perde ore e ore sugli atti deliberativi, e se io leggo nel verbale dove l'assessore mi dice che il riferisce che ha già pianificato tutto, io devo ringraziare l'assessore Spagnolo perché di una gentilezza, di una squisitezza unica, più unica che rara, perché quando la chiamiamo viene subito, però se ci dice delle cose e poi in aula ci dà degli irresponsabili o bugiardi, io questo non l'accetto. Pertanto io già ho annunciato il mio voto favorevole all'atto delle parole, ma si renda conto del messaggio che le ho dato prima, non vorrei poi che si pensasse che Pietro Ingargiola e questo e quell'altro vota per così o per un altro motivo. Ma lei è libero di votare come vuole. Può votare come vuole, non è nessuno che lo obbliga a votare favorevole o negativo. Io non ho detto questo. Lei è un consigliere comunale che si prende le sue responsabilità. Se un consigliere comunale chiede delle spiegazioni a un revisore, a un dirigente. Ma non è che il presidente del consiglio può minacciare il revisore allora non ha capito quello. Allora, ho capito, consigliere, non l'ha capito, perché le ho detto che non è sua la responsabilità. La responsabilità è di chi stava seduto lì e mi ha costretto a votare un atto deliberativo. A lei non costringe nessuno, consigliere Caggio, lo ripeto. Va bene, d'accordo. Perché lei sta dicendo una cosa gravissima. No. A lei non lo costringe nessuno. Lei è un consigliere comunale che si prende le sue responsabilità al momento in cui dà un voto. Sì. Quindi favorevole, contrario o io allora la sto invitando, sì, presidente, a far essere presente il revisore dei conti o il dirigente dove si parla di quell'atto deliberativo, perché io prima di votare l'atto deliberativo io il consiglio comunale deve essere messo nelle condizioni di votarlo, perché poi quando la Corte dei Conti manda il conto lo manda a Pietro Ingargiola e non lo manda né al revisore dei conti né al dirigente. Grazie consigliere Ingargiola, ha chiesto di parlare al consigliere Cangini, prego, ne ha facoltà. Grazie presidente, io prima di esprimere il mio voto volevo capire, l'unica cosa che sono riuscito a capire, mi dispiace se la colpa è mia, è per quanto riguarda il periodo in cui si è aperto questo contenzioso, quindi parliamo del 2003, un importo già liquidato di 24.872 a seguito di una sentenza del 2015. Io desideravo capire qual è l'oggetto di questo debito fuori bilancio, qual era la cifra iniziale chiesta, poi magari me lo dice al microfono l'assessore, perché è stato chiesto 50.000 euro, quindi stranamente rispetto ad occasioni passate noi abbiamo risparmiato.
consigliere Cangeli, se lo, faccio un inciso alle sue domande. Non è che siamo noi che quantifichiamo il danno. Se questo ragazzo, a causa di una buca in via X, non mi ricordo qual è, cade, si frattura il gomito, c'è un CTU, significa un medico legale, nominato dal giudice, che è sempre il perito superitorum della situazione, quantifica un danno biologico nella misura di X%, e secondo le tabelle questa somma arriva a questa cifra, e non c'è più niente da fare. Noi non è che siamo in condizione di semplicemente che l'attore, nel momento in cui richiede danni, chiede secondo me una cifra maggiore, ed è stato chiesto 50.000 euro. Grazie assessore, quindi se ho capito bene si partiva da una richiesta di 50.000 euro, poi il giudice ha stabilito quindi liquidare 24.872, e questo a causa di una buca. Io questo non l'avevo capito prima, cioè non sapevo da che cosa arrivasse. No, vabbè, giusto per precisare, quindi questa persona è cascata in una buca e noi stiamo pagando 24.872. Questo mi fa riflettere molto, e dovrebbe far riflettere molto questa amministrazione per tutte le buche che ci sono sul nostro territorio. Grazie. Grazie consigliere Cangemi. Consigliere La Grutta, prego. Grazie Presidente. Intanto le anticipo che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 25 del regolamento dei lavori consigliari, presenterò un'interrogazione urgente per un fatto che sta accadendo mentre noi stiamo svolgendo i lavori del Consiglio Comunale. Per intanto, e mi riservo di chiedere la parola, di ottenere la parola dopo, per intanto voglio parlare del punto all'ordine del giorno, ovvero un debito fuori bilancio. Vede Presidente, poco fa ho sentito argomentazioni inerenti questa modalità di rapportarsi rispetto alle cose che accadono, che se la si vede col bicchiere mezzo vuoto allora si è pessimisti, si è gufi, portatori di sfiga; se invece la si vede dal bicchiere mezzo pieno allora si è ottimisti, e pazienza, se una buca per strada la ripariamo domani invece che oggi, ma sicuramente le ripariamo le buche. Dico, questa modalità di esprimere le cose, secondo me, come dire, va bene in un contesto diverso, in un contesto istituzionale qual è il Consiglio Comunale, che poi quando arrivano questi atti deliberativi, questi debiti fuori bilancio, è costretto per sentenza, costretto nell'accezione insomma positiva, a dover pagare, a dover autorizzare il pagamento, tra l'altro già effettuato, di ben 24.872 euro. Ebbene, capite bene che l'euforia, il modo e la modalità con cui si racconta rispetto alle buche o alle, diciamo, criticità, che possono sembrare semplici ma che invece non lo sono, se determinano ben 24.000 euro di danni, tra l'altro danni che risalgono al 2003, quindi io prendo atto che la buca non è odierna, non è recente. La sentenza si riferisce a un fatto accaduto l'8 dicembre del 2003. Ebbene, siccome gli errori sono stati fatti in passato e se ne stanno facendo adesso, io chiedo, come dire, di non esprimersi con nonchalance, ma di affrontare queste problematiche, anche la semplice buca, con la dovuta attenzione, perché poi scrive la Corte dei Conti, e la Corte dei Conti ci racconta, ce lo racconta già, e questa è la seconda relazione che leggo, la seconda missiva che mi perviene dalla Corte dei Conti, ci racconta che in questo comune non si sta programmando bene, perché se arrivano centinaia di migliaia di euro di debiti fuori bilancio, vuol dire che se la gente cade in una buca e si fa male, vuol dire che non esiste in questo momento, e da tempo e da alcuni anni non esiste una programmazione utile, efficiente, efficace, da buon padre di famiglia, che fa sì che i propri cittadini non si rompano le gambe o, come in questo caso, non si fratturino e poi chiedano danni per 28.872 euro, anzi per 50.000 euro. Poi il giudice, giustamente, come è riferito poco fa dall'assessore, consente, come dire, un importo inferiore.
Dopodiché io chiedo lumi e chiamo in causa per questo l'attuale segretario della seduta, chiedo lumi rispetto ai debiti fuori bilancio, perché per un chiarimento. Il chiarimento è il seguente: come sapete benissimo, l'articolo 18 della legge regionale la 11 del 2015 ha stabilito per i debiti fuori bilancio, non per debiti fuori bilancio, ha stabilito, come dire, degli interventi veloci. Mi spiego meglio, occorre come dire, o meglio, la legge non è questa, io non ricordo, questa legge gliela citerò dopo per un altro chiarimento successivo, non ricordo in questo momento la legge specifica, ma in pratica, in buona sostanza, il segretario generale nostro, la Marascia, ci ha mandato una comunicazione, una direttiva, dicendo che i debiti fuori bilancio in realtà non possono essere, come dire, pagati immediatamente, ma prima devono passare dal Consiglio Comunale. Dal 1° luglio in poi, consigliere Agutti. Perfetto. Se l'hai visto, questo è a marzo. Quindi... Io chiedo scusa, ma l'affaticamento fa sì che ogni tanto dimentichi. E comunque, in ogni caso... Dal 1° luglio in poi... Io prendo anche che lei dirigente... è diventato segretario... No, lo so perché ho partecipato io a quella riunione. Dal 1° luglio in poi il dirigente competente del settore deve allegare una scheda... Parlata uno a uno che sennò non dove deve accertare il debito fuori bilancio, perché è stato fatto. Quindi riepilogando, i debiti fuori bilancio devono per legge dal 1° luglio passare dal consiglio, una volta votati c'è il tempo di 3 o 7 giorni, in questo caso sarebbero 3 giorni, per poter pubblicare tutto sul sito istituzionale e poi pagare eventualmente. Funziona in questa maniera. Ora, questo debito, da quello che leggo negli atti, è già stato pagato a marzo? Volevo capire, no, febbraio. Febbraio, sì, comunque. Quindi volevo capire se nella fattispecie questo documento rientra in quella. Non rientra perché gli ho detto è prima del 1° luglio, questo già è stato pagato. Sì, la direttiva è del 1° luglio, la legge è invece precedente al 1° luglio. No? Quindi se me lo chiarite io prendo atto poi del chiarimento, grazie. Prego, assessore. Con l'euforia, la nonchalance, che non è che è dovuta né tantomeno è un mio costume di esprimere, ma è semplicemente un relazionarmi con voi. Non ha importanza, se è tutto assessore siamo tutti amministratori qua dentro. Allora, dal 1° luglio del 2015, a seguito di una richiesta fatta da un segretario comunale di un paese, buon anno, sì, te lo dico così, qua vicino è stato chiesto un parere ed è venuto fuori che effettivamente ora i debiti fuori bilancio dal 1° luglio in poi si debbono pagare solo e esclusivamente dopo che venga approvato in consiglio comunale. E io ritengo, caro consigliere Grutta, che lei è uno molto attento, non è che è affaticato e vuole strumentalizzare le cose, sono due cose distinte e separate. Sì, puoi parlare e puoi intervenire quando vuoi. Assessore, sì, signor. Sì, Presidente, sì. Non può... Assessore, gentilmente, ha fatto il suo chiarimento e io la ringrazio per il chiarimento. Io le sto facendo un chiarimento che non è... Io le sto facendo non l'ha attaccato, consigliere Agutti. Non le sto facendo un'accusa, le sto facendo un... Non mi faccia parlare, consigliere Agutti. Assessore Ballatore, vada alla conclusione. Una scusa, ma un complimento, dicendole che lei è sempre attento, quindi eventualmente facendo il suo ruolo, che è quello di opposizione, giustamente si strumentalizzano le cose, ma è una cosa, è la politica che ci porta a questo, non è un attacco alla persona, perché se io dovessi fare un attacco alla persona direi che lei è molto attento e bravo. Grazie, e queste cose noi già, grazie assessore Ballatore. Fra tutte le altre cose, questa risposta che è stata data dal 1° luglio in poi sta a significare questo, che non è detto che per forza bisogna passare dal Consiglio Comunale. Se vogliamo usiamo questa via e in questo modo si può anche fare, perché non è stato dato semplicemente un parere a questa richiesta fatta dal segretario comunale. Poi tenete presente che una volta che vengono approvati in aula debbono passare massimo entro 30 giorni, dobbiamo pagare, se diversamente ci fanno il decreto aggiuntivo. Quindi questi sono altri tipi di incompense che dobbiamo affrontare in quest'area. Ma mi riferisco nuovamente, mi voglio dire, che non era semplicemente un attacco alla sua persona, perché so che lei è molto attento, molto studia le carte e sa quello che dice, però fa anche il ruolo e ha il ruolo di opposizione. Grazie, grazie assessore Ballatore. Ha chiesto di parlare il consigliere Mauro, prego, una facoltà.
Sì, grazie signor Presidente, colleghi consiglieri. Io intanto preannuncio il mio voto favorevole perché avendolo già votato e come dire esaminato in commissione, credo insomma che questo debito fuori bilancio debba essere necessariamente approvato. Ma volevo fare in maniera molto veloce due considerazioni, anzi due riflessioni su un intervento, come dire, interessante da parte del Presidente della Commissione, della Quinta Commissione. Mi riferisco a due aspetti. Uno, ha detto delle cose che io ritengo gravi, assessore Ballatore, perché vorrei capire chi lo ha costretto a votare un atto deliberativo. Chi lo ha costretto? Qualcuno dell'amministrazione lo ha minacciato? Cioè, non ho capito. Come dire, si è lamentato del fatto che è stato costretto a votare un atto. Io ritengo che ogni consiglio comunale in aula vota liberamente, secondo coscienza, soprattutto secondo Mauro, ciò che... L'ha detto che non è stato minacciato da nessuno, quindi non è stato costretto a votare. No, ha detto che è stato costretto. Non è stato costretto a votare. Sì. Signor Presidente. Poi lo spiego io, Presidente, poi glielo dico io. Poi non lo spiega lui. Dico, ma ha detto che è stato costretto. Io ritengo che un consiglio comunale, soprattutto sulla scorta di ciò che altri consigli comunali avevano sollevato, perché in quest'aula, ricordo perfettamente, e ricordo anche qual è l'atto deliberativo a cui lei si riferisce, c'erano tantissimi dubbi e perplessità, tanto è vero, che quell'atto è stato inviato alla Corte dei Conti. A proposito, signor Presidente, ha inviato quell'atto alla Corte dei Conti? Consigliere Mauro, oggi l'abbiamo approvato con le delibere, e quindi da domani mattina può andare alla Corte dei Conti. No, era soltanto a chiarimento. Mancava pure la sua firma, consigliere Mauro, io l'ho chiamata. Ma l'ho firmata già 15 anni fa, devo dire. Quindi, detto questo, vorrei capire, insomma, questa costrizione, io non l'ho vista e non la capisco. Prima cosa, altra questione che è più politica però, cioè come dire, quando il Presidente della Commissione mette in dubbio l'operato dell'assessore di riferimento, io credo che qualcosa che non va ci sia. E non entro nel merito sulla questione assessore perché non mi interessa, sono questioni che riguardano, che afferiscono la Commissione consigliare, certamente me, però se c'è una critica da parte del Presidente della Commissione e mette in dubbio soprattutto ciò che è l'operato dell'assessore, credo che un problema politico c'è, ci sia. E ve la sollevata, assessore Ballatore. Cioè c'è, come dire, uno stato di accusa fatto da una commissione presieduta. Lei gentilmente andare sul punto. Sto chiudendo, una considerazione politica. Un atto d'accusa fatto dal presidente della commissione con fonte dell'assessore di riferimento, io credo che non possa passare inosservato. C'è un dato politico di, come dire, che sancisce qualche lacuna nell'operato dell'amministrazione. E quindi di questa cosa ritengo che il Consiglio Comunale possa anche, come dire, fare qualche altra considerazione. Grazie, grazie consigliere Mauro. Consigliere Arena, prego. Grazie Presidente, Giunta, consiglieri. Io esprimo il mio voto negativo alla delibera. È giusto che però venga motivato questa mia voto negativo, perché io mi rifaccio sempre alla stessa direttiva per cui parlava il consigliere La Grutta, in cui non credo che nella direttiva si parli di una risoluzione della Corte dei Conti di luglio, marzo. La Corte dei Conti ha detto in maniera proprio specifica, prima è quasi impossibile che si possano provare debiti fuori bilancio senza avere approvato un bilancio. E su questa vicenda il segretario ha nicchiato, nel senso, quando ho chiesto allora che cosa facciamo, dice noi siamo venuti a conoscenza di questa situazione. Ma di fatto chiariva la Corte dei Conti che senza un bilancio di previsione approvato non si potevano pagare dei debiti fuori bilancio di un bilancio che non c'è. Poi il problema è che noi da luglio, assessore Ballatore, cominciamo a avere una direttiva diversa. Ci sta bene a tutto il Consiglio Comunale, anche perché si prendono delle regole, delle vie che si possono, però a me rimane sempre il dubbio interno, senza bisogno di strumentalizzare. Poi d'altro canto ci sono i numeri, quindi c'è una maggioranza, un'opposizione, proprio in Consiglio Comunale ci sta di fatto, perché ognuno si prende le sue responsabilità. E io non vorrei avere poi dubbi che c'è il consigliere in Gazzola la notte, io voglio anche dormire tranquillamente. Quindi ho la possibilità, essendo in opposizione, di dire perché voto negativamente questo atto, perché secondo quella direttiva, al di là di tutto giugno, luglio, agosto, mi si diceva che senza approvare un consiglio, un bilancio di previsione, debiti fuori bilancio, non se ne poteva approvare. Quindi su questa direttiva io esprimo il mio voto negativo alla Grazie, consigliere Safina, prego. Grazie Presidente.
In anticipo dico che mi esprimo il mio parere favorevole, perché in prima commissione l'abbiamo abbastanza questo atto guardato, attenzionato, e quindi abbiamo dato poi alla fine il voto all'unanimità. Io volevo dire una parola sola, Presidente, se lei mi lascia parlare, esprimere la mia solidarietà verso il Presidente della quinta commissione, perché nel Consiglio Comunale precedente, se vi ricordate, io ho parlato di rispetto nel ruolo del consigliere comunale. Ho parlato di rispetto in funzione di quell'atto portato due giorni prima della scadenza naturale dell'atto, perché se non si approvava entro quella data eravamo inadempienti noi consiglieri, e ho parlato anche del ruolo del revisore dei conti, che devono vegliare sull'operato dell'amministrazione, perché è un organo pagato e votato. Quindi se questi signori non fanno il proprio ruolo e non fanno dormire sogni tranquilli ai consiglieri, che se ne vanno a casa, che tutta assieme, se esiste la mozione di sfiducia, li sfiduciamo. Io poco fa sono stato gentile nel dire che l'organo del revisore dei conti in prima commissione non sono venuti per motivi di salute. Non volevo aggiungere altro, perché domani abbiamo l'incontro finalmente su un atto deliberativo, su un documento molto importante. Quindi, caro consigliere, quando parlo di rispetto non mi riferivo solamente riguardo ai consigli comunali di opposizione, ma riguardo tutti i consigli comunali eletti, non come la squadra nominati, perché quelli nominati, caro collega, non rispondono a nessuno, nemmeno a noi stessi. E poi, caro consigliere, volevo dire, siamo amici, ci conosciamo da un bel po', l'estate mazzarese, Tonnarella, ma perché non dice a questi signori di guardare la delimitazione tra il demanio e la proprietà pubblica? Dove sta Tonnarella, la fine del demanio, e dove inizia la strada pubblica e dove inizia il terreno privato? Deve andare sul punto dell'ordine del giorno, gentilmente. Chiudo. C'è una promiscuità tra demanio, solo strada pubblica e terreno privato. Perché non si adoperi, caro collega consigliere? Grazie, grazie consigliere Safina. Non vedo più nessuno iscritto. Non vedo più nessuno iscritto. Consigliere Gargiolo. Solo per chiarire a lei gentilmente, consigliere. Lei al prossimo punto parla. Consigliere. Solo ma una parola. Non devo dire che non prego, altro. Prego. Solo per dare Safina. Consigliere Gargiolo, prego. Allora, due precisazioni. La prima, che non volevo far capire o far pensare che ci sia caso politico, perché casi politici da parte mia non ce ne sono. Io sono con questa amministrazione, sono il primo consigliere ad essere vicino a questa amministrazione. E stia certo lei. Grazie. E che, no, ho finito. Vada alla conclusione, per favore. Per il caso del costringimento sul punto, sto chiarendo a quando vado sul punto, consigliere Gargiolo. Io mi sono trovato a dover votare quell'atto deliberativo dove avrei sicuramente voluto, detta la parola costretto, ma ho sbagliato, avrei voluto sicuramente essere salvaguardato dalla figura e dalla presenza dal revisore dei conti. Era questa. Grazie, grazie consigliere Gargiolo. Chiudo la discussione generale e metto in votazione il punto 3 all'ordine del giorno, riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza numero 127/2015 pronunciata dal Tribunale di Marsala nella causa promossa dall'Oppino Giuseppe contro il Comune Mazzara del Vallo, presa d'atto. Il segretario generale per la votazione. Si vota allora per appello nominale. Diadema Teresa. Favorevole. 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 Foggia. Assente. Iacono Fullone. Assente. Burzotta. Assente. Mauro. Favorevole. Alestra. Assente. Gaiazzo. Favorevole. Firenze. Favorevole. Provenzano. Assente. Safina. Favorevole. Cangemi. Assente. Bonmarito. Assente. Arena. Contrario. D'Annibale. Favorevole. Marascia. Favorevole. Caruso. Favorevole. Impeduglia. Favorevole.
Tumbiolo. Favorevole. Giacalone Giuseppe. Favorevole. Gizzo. Favorevole. Foderà. Favorevole. Norrito. Favorevole. Randazzo Giorgio. Favorevole. La Grutta. Assente. Giacalone Isidonia. Favorevole. Alagna. Favorevole. Di Gregorio. Favorevole. Pernice. Favorevole. Ingargiola. Favorevole. Gangitano. Astenuto. Astenuto.22 presenze, 20 favorevole, 1 contrario, 1 astenuto, il punto numero 3 passa. Passiamo al punto numero 4 all'ordine del giorno. Modifica l'articolo 24 del regolamento cimiteriale. Prego l'amministrazione di illustrare l'atto. Andremo a discutere e a esaminare questo atto deliberativo che prevede una modifica al regolamento comunale votato in quest'Aula nel 2009, quindi mi riferisco ai vecchi consiglieri con i quali abbiamo lavorato per presentare questo atto deliberativo, per cercare di dare un'immagine unitaria e di colori alla nostra ultima casa. E questo è stato fatto sei anni fa, dopo una serie di incontri con gli operatori del marmo, per evitare che ognuno mettesse il marmo del proprio colore, che ognuno mettesse le lettere con le caratteristiche che voleva, siamo riusciti a definire questo regolamento. E ora ha fatto bene il proponente, e in questo caso è il consigliere La Grutta, perché è sempre molto attento e assorbe quelle che sono le istanze da parte dei cittadini. Qualche volta fa anche il birbante, però è bravo. E questo momento, questa modifica, questo regolamento 24 porta semplicemente a questo. All'epoca avevamo stabilito che il marmo che si poteva usare era il travertino, che effettivamente ha un costo X, è quello che è. Ora, a seguito di aver il consigliere Grutta sentito e ascoltato gli operatori del marmo, questi hanno rappresentato che il marmo, vi dico il termine esatto, il daino fiocco di neve, che viene messo a posto del travertino, ha le stesse caratteristiche ma costa tanto di meno. E siccome in un momento di difficoltà, anche e soprattutto in quei momenti che accompagniamo i nostri cari al cimitero, anche risparmiare soldi, questo ha un senso, però rimanendo sempre nel decoro e nella unità dei colori che all'epoca avevamo stabilito. Grazie, grazie assessore, mi dia l'atto. Segretario per i pareri. Allora, sulla proposta di deliberazione sono stati espressi il parere regolata tecnica favorevole da parte dei dirigenti del settore e poi per quanto riguarda la regolata contabile dice che si prescinde, stante che il presente provvedimento non presenta problematiche di ordine finanziario. Il presidente della statutaria per il parere. Prego, sì, grazie signor Presidente. Io intanto vorrei chiarire, come ha fatto correttamente l'assessore, che la proposta nasce dal consigliere La Grutta, che come dire, ha ascoltato gli operatori del settore,
per modificare, come dire, la possibilità di realizzare le lapidi. Parlo con i cittadini perché credo che questa modifica interessi prevalentemente loro. La modifica consiste in questo. Le incisioni, per esempio, anche la tipologia di marmo, rendevano, come dire, le lapidi abbastanza costose. Con questa modifica che noi portiamo al regolamento c'è la possibilità per il cittadino di risparmiare delle somme, si parla di circa 200 euro, quindi da 700 a 500 euro. Credo che sia un segnale importante che in questo momento di difficoltà il Consiglio Comunale può dare, come dire, ai cittadini, ma il passaggio fatto dal Consigliere Lagrutta necessitava di un approfondimento, lo dico Consigliere Lagrutta perché è bene chiarire la questione, perché lei si è fatto promotore di questa iniziativa, ma la Commissione correttamente ha rincontrato, come dire, gli operatori e li ha, come dire, impegnati, nel senso che non è stato costituito un protocollo d'intesa tra operatore del settore e amministrazione, visto che questo non si può fare, ma c'è un impegno da parte degli operatori a rispettare le condizioni. Allora, infatti, faccio un appello anche ai cittadini: se dovessero avere difformità, come dire, dovessero avere delle difformità rispetto agli impegni assunti dagli operatori, lo facciano, lo portano a conoscenza o dei consiglieri comunali o dell'amministrazione. Perché noi su questa vicenda saremo vigili, saremo vigili, assessore Ballatore. Noi abbiamo, come dire, modificato e modificheremo il regolamento a condizione che loro rispettino gli impegni assunti. E gli impegni sono che una lapide che per oggi mediamente costa 700 euro, costerà da oggi in poi circa 500 euro. Per cui il cittadino, cittadini che, come dire, non vedessero rispettate queste condizioni, dovranno informare o i consiglieri o l'amministrazione. Grazie. E noi sapremo come comportarci. Grazie, grazie. Mauro. Per la prima commissione, il Presidente, prego. La Commissione ha espresso parere favorevole ad unanimità. Grazie, Consigliere D'Annibale. Io do subito la parola al Consigliere Lagrutta per, come promotore di questa cosa. Grazie, Presidente. Intanto, come dire, mi preme sottolineare che in effetti la sinergia di tutti, di tutti quanti a qualunque livello hanno operato per questa proposta, per renderla, come dire, proponibile, fattibile e poi votabile in Consiglio Comunale, io vi ringrazio tutti indistintamente, a partire dai cittadini che me l'hanno sollecitata e a finire a tutti i consiglieri comunali e alla Giunta. Una cosa che ho subito notato infatti è che la proposta reca la firma dell'assessore ai lavori pubblici. E vi confesso che quando ho visto questa cosa ho detto: ma come, non l'avevo proposta io questa cosa, ma come è finita? Quindi ho preso atto in aula che l'amministrazione ha ritenuto di farla propria e questa cosa mi fa molto piacere. Spero che questa modalità, come dire, di... Consigliere Lagrutta, lei fa l'iniziativa, poi sì, giustamente l'atto deve presentare all'amministrazione. No, sa perché? Perché un'altra modifica regolamentare, perché ho studiato le modifiche regolamentari al cimitero, reca la firma invece del consigliere comunale proponente. Quella, l'ultima, ma poco importa, vi confesso che basta che le cose si facciano, non c'è bisogno di mettere il timbro, poco mi importa veramente. Comunque vorrei entrare subito nel merito della proposta. La proposta è presto detta, la racconto così come è venuta fuori perché sono diverse pagine, vi chiederei sicuramente. In buona sostanza, costruendo le lapidi, questo argomento diciamo un poco tetro, ha ritenuto opportuno, dopo tanti anni di richieste da parte di alcuni dei cittadini in generale, ha ritenuto opportuno che si dovesse intervenire su una problematica che è semplice. In pratica, utilizzando il bronzo dopo un determinato dopo alcuni mesi si ossida. Quindi se io ho l'obbligo regolamentare di poter utilizzare solamente il bronzo, materialmente al cittadino che mi viene dopo che trova tutta la lapide nei suoi ornamenti ossidata, il cittadino mi vede e mi dice: senti, vorrei sistemare la lapide del mio caro estinto, come posso fare? E allora questi operatori hanno costretto a dire: come puoi fare? Dobbiamo rimettere il bronzo. E quindi punto e da capo, dopo un anno nuovamente stessa problematica. Allora che cosa viene fuori? Viene fuori la richiesta di, pur mantenendo i colori, le tinte, come dire, devono essere uniformi all'interno del cimitero, possiamo fare due cose, anzi tre. La prima, possiamo evitare che ci sia questo problema del continuo ossidarsi e l'obbligo quindi di rimettere quel tipo di materiale. Due, la possibilità di risparmiare, perché se vengono incise le lettere
se le lettere vengono incise oppure se si utilizzano materiali diversi dal bronzo, come la porcellana color bronzo, e allora si risparmia perché ha un costo inferiore. Questa situazione che Giacomo Mauro, il consigliere Mauro, stava descrivendo e hanno trattato in prima commissione, infatti diciamo hanno fatto bene secondo me. Capisco bene che non si può fare una convenzione, un protocollo d'intesa in tal senso, però credo che questi signori che hanno preso questo impegno, spero che lo manterranno. Terzo discorso, noi in questa maniera, facendo incidere le lettere, facciamo sì che venga fuori anche il carattere artistico, la maestranza diciamo vera e propria, non semplicemente una lettera che stampo e colloco, ma se devo andare materialmente a incidere, allora lì viene fuori anche la capacità, la maestria di un mestiere che può essere, che è un mestiere anche antico. Quindi questa è la proposta di modifica regolamentare. Io chiaramente invito una cosa. Nell'iter è successa una cosa, avevo proposto la modifica in tal senso, chiaramente il dirigente, assieme a chi lavora materialmente in questo settore, mi ha specificato, il dirigente Buonaiuto, che voleva che rimanesse diciamo libertà, un certo grado di libertà, e quindi si è mantenuta la possibilità di continuare a ripristinare anche in bronzo le lettere. Quindi se materialmente uno ci tiene a avere il bronzo, la libertà di fare anche questo gesto e cambiare continuamente il bronzo che si ossida è rimasta nel regolamento. Questo quanto, io ringrazio tutti quanti e spero che lo vogliate votare favorevolmente. Grazie. Grazie consigliere Lagrutta. Consigliere Arena, prego. Sì, presidente, la mia era soltanto una richiesta che il consigliere Lagrutta mi ha già soddisfatto, nel senso che c'è l'opzione tra chi vuole essere sempre, come vuole usare il bronzo, e chi invece. Quindi era questa la mia richiesta. Grazie, grazie consigliere Arena. Consigliere Cangemi, prego. Grazie Presidente, io mi complimento con il lavoro svolto dal consigliere Lagrutta, perché noi, oltre a non alterare con questa modifica dell'articolo 24 l'armonia dei colori, quindi nell'area cimiteriale, diamo la possibilità al cittadino che vuole di poter risparmiare. Quando si parla di un risparmio in una situazione dove già tutto costa caro, e noi di risparmio intendiamo circa 200 euro per quelle che sono state le indicazioni forniteci dagli operatori del settore, io dico che è un'ottima scelta quella di dare la doppia possibilità all'utente di scegliere o il bronzo e le lettere altrettanto in bronzo, oppure l'inciso e i vasi in porcellana color bronzo. Quindi è un'ottima scelta, io voterò favorevolmente quest'atto perché lo ritengo giusto e doveroso nei confronti dei cittadini. Grazie, grazie. Consigliere Cangemi, io mi l'obbligo stasera a ringraziare Geometra Vinci come responsabile del cimitero, che è presente qua in aula per alcuni dettagli. Ha chiesto di parlare al consigliere Safina, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente, sarò brevissimo. Questo quando la volontà del consigliere comunale si unisce all'interesse di tutta la città e fa in modo che tutto si venga a verificare. Questa operazione fatta così velocemente con la collaborazione di due commissioni e di tutti gli amici che ne fanno parte, abbiamo sentito per l'ennesima volta gli operatori del marmo che sono venuti a trovarci, abbiamo rifatto riformulare la richiesta protocollata e ai giusti indirizzi, alla fine perché non si poteva fare un protocollo d'intesa tra il privato e il comune, per poter poi alla fine sfociare nell'atto deliberativo per essere approvato. Questo devo ringraziare tutti gli amici delle due commissioni che abbiamo lavorato, coloro i quali l'hanno proposto, e gli operatori del marmo che hanno avuto la pazienza di aspettare 4 anni dall'istituzione di questo regolamento alla sua modifica. Grazie. Grazie consigliere Safina, io voglio ringraziare l'intero consiglio comunale, perché quando c'è di lavorare tutti insieme per la città, questo è il risultato. Quindi grazie a tutte le commissioni. E metto in votazione il punto 4 all'ordine del giorno, modifica articolo 24 del regolamento cimiteriale. Che è favorevole sia seduto, che contrario si alzi, che è stato lo dichiari. Comunque il segretario per l'appello nominale. Prego segretario. Diadema. Favorevole. Foggia. Assente. Iacono Fullone. Assente. Burzotta. Assente. Mauro. Favorevole. Alestra. Favorevole. Gaiazzo. Favorevole.
Firenze. Favorevole. Provenzano. Assente. Safina. Favorevole. Canglemi. Favorevole. Bonmarito. Assente. Arena. Favorevole. D'Annibale. Favorevole. Marascia. Favorevole. Caruso. Favorevole. Impeduglia. Favorevole. Tumbiolo. Tumbiolo assente. Assente. Giacalone Giuseppe. Giacalone Giuseppe assente. Zizzo. Favorevole. Foderà. Favorevole. Norrito. Favorevole. Randazzo. Favorevole. La Grutta. Favorevole. Giacalone Sidonia. Favorevole. Alagna. Favorevole. Di Gregorio. Favorevole. Pernice. Favorevole. Ingargiola. Favorevole. Gangitano. Favorevole. ...23 presenti, 23 favorevoli, il punto numero 4 passa all'unanimità. Passiamo, ringrazio il geometra Vinci, passiamo al punto 5 all'ordine del giorno. Ha chiesto di parlare il consigliere D'Annibale, presidente della prima commissione. Signor Presidente, egregi colleghi, giunta. Allora, sul punto 5, 6 e 7 dei lavori sul Consiglio Comunale vorrei sollevare una questione pregiudiziale. In quanto gli atti in questione, purtroppo, come voi ben sapete, noi abbiamo avuto problemi per quanto attiene la funzione di segretario nella nostra commissione. Il segretario alla prima commissione è stato assegnato soltanto ieri, quindi c'è stato un disguido da parte della segreteria nella consegna di questi atti deliberativi alla prima commissione, quindi la commissione non è stata nelle condizioni di poterli votare. Motivo per cui ritengo che sia opportuno, proprio per una questione pregiudiziale, non il ritiro dell'atto ma quantomeno la sospensione dello stesso e quindi fare slittare la votazione dell'atto al prossimo Consiglio Comunale. Metto in votazione la proposta del Presidente D'Annibale, che è favorevole si è seduto, che è contrario si alzi, che si sono dichiari. Votato all'unanimità dei presenti. 23 come prima. Quindi è uscito in Gargiola. Allora, favorevole Firenze, facciamo appello nominale, prego. Allora, Diadema. Assente. Assente. Foggia. Assente. Iacono Fullone. Assente. Burzotta. Assente. Mauro. Favorevole. Alestra. Favorevole. Gaiazzo. Favorevole. Firenze. Favorevole. Provenzano. Assente. Safina. Favorevole. Cagnemi. Favorevole. Bonmarito. Assente. Arena. Favorevole. D'Annibale. Favorevole. Marascia. Favorevole. Caruso. Favorevole. Impeduglia. Favorevole. Tumbiolo. Assente. Giacalone Giuseppe. Assente. Zizzo. Favorevole. Foderà. Favorevole. Norrito. Favorevole. Randazzo. Favorevole. La Grutta. Favorevole. Giacalone Sidonia. Favorevole. Alagna. Favorevole. Di Gregorio. Assente. Pernice. Favorevole. Ingargiola. Assente. Gangitano. Favorevole. In ordine ai lavori, prima votazione, consigliere. 20 presenti, 20 favorevole, la pregiudiziale passa. In ordine ai lavori, il consigliere La Grutta, prego. Grazie Presidente, ribadisco come poco fa ho detto che intendo presentare una interrogazione urgente in aula ai sensi dell'articolo 25,5 del vigente regolamento, la leggo testualmente perché va presentata per iscritto e poi ve la consegno. Il sottoscritto
Nicolò Lagutta, nella qualità di consigliere comunale, ai sensi dell'articolo 25,5 del vigente regolamento sui lavori del Consiglio Comunale, premesso che già in passato sulle criticità inerenti la sicurezza e la manutenzione delle vie Malpensa, via Sanremo e Traversa, il sottoscritto ha già inoltrato dettagliate interrogazioni. Considerato che in data odierna, mentre si stanno svolgendo i lavori del Consiglio Comunale, a causa della intensa pioggia, i cittadini delle suddette vie hanno segnalato di non poter accedere alle proprie abitazioni a causa dell'allagamento, considerato che tempo fa è stata allocata lì una pompa di aspirazione che avrebbe dovuto risolvere le criticità in oggetto, rilevato che ancora oggi, nonostante le varie sollecitazioni e richieste dei cittadini residenti, non è stata messa in funzione la pompa di aspirazione, poiché a quanto è dato sapere non sarebbe stata collegata alla rete elettrica e regolarmente messa in funzione. Tutto ciò premesso e considerato, interroga la signoria vostra per sapere le motivazioni per le quali ad oggi la pompa di aspirazione di cui sopra non è stata messa in funzione e se intende mettere in atto ogni azione utile e necessaria per intervenire celermente per risolvere la criticità in oggetto. Vi ricordo che in questo momento i cittadini sono là con gli stivali e non riescono ad accedere alle loro case. Chiedo risposta urgente, visto che è l'urgenza dell'interrogazione. Grazie. Grazie, consigliere Grutta. Questa interrogazione la facciamo avere all'amministrazione che è presente, penso sicuramente già si sono attivati per risolvere il problema. Vista l'ora tardi, chiudo il Consiglio Comunale, buonasera a tutti e grazie.